Grazie a tutti voi che siete presenti in questa sala questa mattina. Guardate, io so benissimo che i saluti a voi non, per voi non contano, credo che conti soprattutto altro. Io dico solo due parole rapidissime partendo dal titolo di questa bellissima mattinata, stupefacente. Beh, io credo che stupefacente sia l'incontro di questa mattina, sia stata la capacità che avete avuto di organizzare da soli, con le vostre forze, con le vostre idee, con la vostra capacità di penetrare nei problemi della quotidianità, ma soprattutto nei problemi del mondo giovanile, di organizzare una giornata come questa, un dibattito, una riflessione, coinvolgendo tutte le scuole cittadine. Ecco, credo che stupefacente sia questo. Io so solo ringraziarvi per avermi coinvolta e volentieri ho dato la collaborazione insieme anche alla collega l'assessore Sara Paladini alle politiche giovanili, ma anche l'assessore Mariani all'istruzione della provincia di Novara. Beh, credo che, me lo lasciate dire, tre donne presenti anche vicine anche se vogliamo al mondo della scuola, al mondo dei giovani, al mondo delle vostre problematiche, oggi sono qui a dirvi, beh, siete stati proprio bravi e credo che da qui possa iniziare una nuova collaborazione, un nuovo intreccio di rapporti tra il mondo della scuola, il mondo giovanile, il mondo delle istituzioni, perché insieme si può fare davvero qualcosa di stupefacente. Grazie ragazzi. Lascio ora la parola all'assessore alle politiche giovanili Sara Paladini. L'assessore Turchelli mi ha rubato già la battuta, quindi stamattina andiamo così, vuol dire che c'è proprio feeling all'interno tra me e l'assessore Turchelli. Io davvero vi voglio ringraziare e spero che questo sia solo il primo di un percorso, di un lungo percorso che possiamo mettere in campo insieme. Davvero è entusiasmante vedere questa sala piena senza un divo particolare, ma parlando di un tema così toccante, così importante per tutta la vostra generazione e non solo. Io credo che questo sia un percorso da mettere in campo, noi vogliamo approfondire questo tema e spero che dopo questo corso, questo incontro, questo confronto di oggi possiamo magari avere un momento di restituzione insieme in cui mi raccontate o ci raccontate cosa di questa giornata vi è rimasto addosso, cosa vi è sembrato e magari anche le motivazioni per andare avanti. Il numero e l'incidenza della droga è sempre in aumento tra i giovanissimi ma anche tra i non più giovani, cioè quelli della mia generazione per intenderci, i diversamente giovani, però sono dei temi che vanno veramente affrontati con attenzione, quindi ringrazio veramente la Consulta perché il fatto che siate voi a portare alla nostra attenzione questo tema vuol dire che siete ancora più pronti, ancora più attenti e ancora più preparati di quanto noi già non ci aspettiamo. Quindi davvero vi ringrazio, non vi rubo altro tempo perché la giornata oggi è dei relatori che sono competenti e preparati, però quello che voglio farvi capire è che c'è una totale disponibilità da parte nostra per proseguire su questo tema, anzi per acquisire da voi informazioni, idee, contributi per affrontare al meglio questo tema e per diffondere una cultura, quella che appunto dite nel titolo, stupefacente, una vita senza droghe. Quindi grazie, buona giornata, buon lavoro. Ed ora un breve saluto dell'assessore all'istruzione della provincia di Novara, Mariani. Grazie, ciao a tutti. Anch'io sarò brevissima proprio perché i saluti so che per voi sono la cosa più noiosa. Io volevo dirvi che la mia presenza qua significa grosso apprezzamento per quello che avete fatto. I rappresentanti di istituto che hanno organizzato questa giornata hanno lavorato veramente tanto e sono riusciti a mettere in piedi una cosa sicuramente di qualità. Io provengo dal mondo della scuola, quindi questa è una tematica
che spesso, direi tutti gli anni, ho affrontato con i miei studenti, perché è una tematica veramente molto importante da vedere da tanti punti di vista, per tante sfaccettature, e quindi vedo che i relatori che sono oggi presenti sono proprio rappresentano vari aspetti della problematica, e quindi sono convinta che da oggi l'esito della giornata di oggi sarà sicuramente molto formativo per voi. Voglio solo aggiungere una cosa, la mia attività in assessorato è un'attività aperta ai giovani, alle vostre istanze, quindi con oggi a me sembra che sia nato qualche cosa di nuovo, è nato veramente una nuova epoca della scuola Novara, cioè con delle istanze, delle iniziative che arrivano direttamente dagli studenti. Quindi voglio darvi fin d'ora la mia piena e assoluta disponibilità per qualunque istanza, per qualunque cosa voi vogliate organizzare o proporre, perché credo che veramente le cose debbano partire da voi e non essere come sempre calate dall'alto. Grazie, complimenti e buona giornata. Ed ora il viceprefetto di Novara, la dottoressa Laurenza. Buongiorno a tutti, mi scuso per la voce che è un po' particolare. Allora, io dirigo in prefettura, voglio entrare direttamente nel tecnico, io dirigo in prefettura l'ufficio della tossicodipendenza. La prefettura si occupa di tossicodipendenza dal 1990, quando è stato emanato il DPR 309, che ha regolamentato il possesso della sostanza stupefacente. Attualmente tutte le persone che vengono trovati dagli organi accertatori, polizia, carabinieri, in possesso di qualsiasi quantità di sostanza stupefacente viene segnalata alla prefettura, al nostro ufficio. Quindi capirete che la prefettura da più di vent'anni ha una posizione privilegiata nella conoscenza del fenomeno droga, e questo ci ha permesso una lettura più ampia e ci ha consentito di studiare un progetto che è presente a Novara dal 2004. Non so se qualche ragazzo, ma vedo qualche ragazzo che ha frequentato i laboratori di Oblò. Oblò Cantieri d'Arte è un progetto che la prefettura, insieme anche a molte altre istituzioni del territorio, ha organizzato proprio per voi giovani sulla provincia di Novara. Oblò offre a voi tutti un luogo di incontro, e offre dei laboratori ovviamente gratuiti, dei laboratori di musica, teatro, arte, danza, che termina un percorso che termina con un musical. L'anno scorso abbiamo presentato un musical, o un'offerta teatrale, un ballo, un qualcosa. Quindi quest'anno inizieranno i corsi laboratori, ed è uno scoop, diciamo, inizieranno a luglio. Abbiamo pensato di far iniziare i laboratori nel periodo estivo, quando voi ragazzi, ovviamente, le scuole sono chiuse, avete anche più tempo e voglia di stare insieme a incontrarvi. Il Oblò si trasferirà in una nuova sede, che è la sede presso una scuola, proprio è stato pensato proprio affinché le istituzioni Oblò si avvicinino maggiormente a voi giovani, e sarà presso l'ITI Omar. Quindi io vi aspetto tutti, però insomma abbastanza numerosi, perché questo spazio sia un momento di riflessione anche per voi, soprattutto per evitare quegli atteggiamenti di devianza o scelte individuali sbagliate,
e che quindi l'indicazione della prefettura con la proseguire tenacemente per 8 anni in questo progetto è proprio quello di dare l'avvio a un periodo in cui le istituzioni lavorano più sulla prevenzione che sulla cura. Cioè noi non vogliamo che i ragazzi che si presentano per il colloquio e che quindi nel momento in cui vengono segnalati inizia un procedimento amministrativo che sarà poi individuato dettagliatamente dalle mie colleghe, cioè vorremmo avere meno ragazzi possibili ad avere questi colloqui e queste segnalazioni, perché ci sono delle conseguenze non certo carine. Quindi vogliamo più ragazzi che arrivano a Dublò, che si occupano di arti creative, di laboratori e di punti d'incontro. Oblò è un punto per tutti voi, per incontrarvi e stare insieme in maniera anche positiva, facendo anche qualcosa di creativo. Vi aspetto numerosi, ricordatevi l'ITOMAR. Daremo i nostri numeri di telefono proprio per ogni richiesta, siamo sempre a vostra disposizione. Ora do inizio al convegno. Adesso Mattia Rossi del Liceo Scientifico Antonelli vi presenterà brevemente come è stato possibile effettivamente realizzare questa mattinata. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, volevo solo dirvi due parole su questa giornata. Noi chi siamo? Siamo rappresentanti di istituto, ma non solo, delle vostre scuole, che si sono incontrati e si sono resi conto che non esisteva un'effettiva rete che mettesse in comunicazione le diverse scuole di Novara. Abbiamo scelto di fondare un'associazione, ci siamo dati il nome di stu.net e abbiamo rivolto il nostro impegno alla creazione e all'organizzazione di questa prima mattinata, che speriamo sarà solo la prima di una serie di impegni che ci prenderemo, e per punto primo creare un'effettiva rete di comunicazione fra le scuole, dare uno strumento agli studenti per parlare e parlarsi fra di loro. Secondo, per far capire che noi giovani vogliamo e possiamo effettivamente organizzare qualcosa, che possiamo far sentire la nostra voce, che possiamo far sentire a cosa siamo interessati e a cosa vogliamo realmente. Quindi penso di non dovervi dire altro, vi auguro solo buona mattinata, lascio la parola ai relatori. Grazie. Vi presento brevemente i relatori, poi lascio la parola a loro che sicuramente sono molto più competenti di noi e di chiunque altro presente in questa sala per trattare l'argomento. Don Dino Campiotti, che da anni lavora nel territorio novarese nell'ambito di queste tematiche, due operatrici del NOT, che è quel nucleo che vi è stato presentato poco fa della prefettura, e il dottor Pignatelli del CERT, che è un servizio di prevenzione ed assistenza dell'ASL. Lascio la parola quindi a Don Dino Campiotti, che presenterà questo argomento facendo un cappello introduttivo. Sto in piedi nel parlarvi, non per altro, ma perché così è più facile che anche là in fondo ci si veda e si possa seguire con maggiore attenzione questi 20 minuti in cui dirò quella che è stata la mia esperienza di 16 anni in mezzo ai ragazzi tossicodipendenti in una comunità sorta alla periferia di Novara. 16 anni non sono pochi, hanno poi segnato una vita e ancora oggi me ne occupo, sia pure per altri aspetti legati al mondo dell'AIDS. Una quindicina d'anni fa la stampa, i mass media, le statistiche descrivevano il giovane tossicodipendente, detto fuori dai denti, il drogato, come un uomo di periferia, un uomo o una donna di periferia, non tanto perché abitassero nei quartieri di periferia della città, quanto perché vivevano alla periferia della vita normale, della vita cosiddetta regolare. Erano persone di periferia non perché abitassero in qualche frazione della città, ma perché erano stati messi ai margini
vivevano ai margini di quello che la società riteneva essere la normalità. I due grandi margini, come nei quaderni della scuola elementare, da un lato il produrre, dall'altro il consumare. Chi non rientrava all'interno di questi due grandi margini era un emarginato, un messo fuori. Bene, i tossicodipendenti fino a qualche tempo fa erano personaggi che vivevano questa situazione, una situazione di irregolarità. Spesse volte erano arrivati alla droga attraverso situazioni familiari complicate, altre volte attraverso quelle che venivano chiamate, che forse vengono ancora chiamate, le cattive compagnie, no? Il gruppo, gli amici, prova anche tu che provo anch'io, e così sono entrato, mi sono tuffato. Ma sostanzialmente il problema vero era un disagio interiore, un disagio che aveva più voci. La tossicodipendenza, a mio avviso, è un problema multifattoriale. Intanto dipende da noi. Non possiamo sempre attribuire le responsabilità a qualcun altro. Se mi faccio cocaina o di eroina, se uso le anfetamine, qualche cosa di responsabile o di qualche responsabilità ce l'ho anch'io. Ce l'ha probabilmente anche la mia famiglia, che magari non è stata in grado, non ha saputo o non ha potuto aiutarmi a superare le difficoltà nella mia crescita. Qualche responsabilità sicuramente ce l'ha anche la scuola, che probabilmente non ha saputo, non ha potuto, non voglio colpevolizzare, voglio soltanto fare dei flash sulle situazioni che certamente ci sono e che in qualche modo fanno parte della nostra storia. Anche la scuola non sempre riesce ad aiutare le persone in difficoltà, le persone che non riescono a superare le loro frustrazioni, anche in campo scolastico. Certamente una responsabilità ce l'ha il contesto amicale, il gruppo dei pari, che spesse volte così assommano le difficoltà di ciascuno, facendo diventare una montagna quello che è la fatica del vivere quotidiano. Certamente ce l'ha una responsabilità anche alla società, intesa in senso generico, in senso generale, ma che si può benissimo dettagliare: i mass media, la stampa quotidiana, le mode, gli usi e i costumi, non solo del mondo giovanile, ma del mondo anche degli adulti in generale. Quindi non c'è mai una sola ragione per cui uno fa uso di stupefacenti. Il secondo flash che voglio regalarvi è questo. Negli anni in cui ho vissuto in una comunità di recupero e di riabilitazione per ragazzi tossicodipendenti, mi sono reso conto che non si parlava mai di droga nella comunità. Difficilmente si parlava, o era un argomento che si sfiorava. La cosa più importante era la persona. Era Giovanni, era Antonietta, era Marco, era Rosaria. Erano loro i soggetti importanti nella comunità, non l'eroina, non la cocaina, non gli acidi, non quante volte ti eri fatto, non come eri entrato nella droga. Non ci interessava un tubaccio di niente, ci interessava capire perché stai male e come riuscire ad aiutarti a stare bene. Centrare quindi l'attenzione anche oggi sulla persona è sicuramente più importante che non centrarla sulle sostanze. Perché, cari amici, il problema vero è che dovete stare bene voi. Fermarci a scorticare la tossicodipendenza attraverso l'analisi delle sostanze non è così decisivo. Non è così decisivo. Bene, detto questo,
la descrizione del tossicodipendente che vive alle periferie della vita perché non ci vuole entrare nel meccanismo del consumare, del produrre, che vuole in qualche modo offrire uno spettacolo di ribellione, perché poi di spettacolo si tratta, un tossico che non si manifesta anche all'esterno, che tossico è? Questo si diceva ieri, un tossico che non fa la rivoluzione, tra virgolette, non si sa poi bene quale rivoluzione, ma che tossico è? E allora mi faccio crescere capelli lunghi e magari perdo anche i denti, vado in giro stracciato, mi ubriaco per di più, no? Oltre che farmi di sostanza mi ubriaco, derivo anche sull'alcol perché voglio far vedere la mia ribellione nei confronti di questo mondo che non condivido. Questo mondo o questa cultura è, secondo me, quasi del tutto scomparsa. Oggi l'uso e l'abuso di sostanze è diventato intanto trasversale a tutte le età della vita dell'uomo. Non è un problema che riguarda solo i giovani, riguarda anche gli adulti. La dipendenza da sostanze non riguarda solo voi. Non sentitevi colpevolizzati da questa cosa. Anche gli adulti fanno uso di sostanze, in maniera magari un po' più furba, con maggiore disponibilità rispetto a quella che hanno i giovani, però anche gli adulti. Ed è per questo che dico che la dipendenza da sostanze attraversa tutte le età della vita. Primo. Secondo, non è più un problema legato all'ideologia. Mi faccio perché voglio ribellarmi a questa società di merda che non condivido. No, oggi uno fa uso di sostanze perché gli piace, perché fa trend, si usa dire, almeno in certi ambienti, in discoteca oppure nei pub, o magari anche, tanto per cambiare l'ambiente, nei fine settimana. È un problema di tempo e di luoghi, la dipendenza da sostanze oggi. Provate a pensare in fondo a quanti fanno uso di sostanza soltanto in discoteca, oppure soltanto con gli amici, da soli no. È vero, c'è tutto un mondo variegato all'interno dei consumatori di sostanze, però credo che oggi sia caduta l'ideologia all'interno del mondo della tossicodipendenza. Mi faccio perché mi piace. Che questa è almeno la facciata. Poi io sono convinto che dietro ci siano anche altri problemi, perché la domanda vera è questa, è perché devo far uso di sostanze, perché devo alterare il mio equilibrio con delle sostanze stupefacenti? La domanda che dovete farvi è questa. Ho bisogno di essere qualcuno attraverso uno spinello, attraverso una canna? È importante che io abbia a sentirmi realizzato attraverso qualche cosa che compro alla stazione o dietro l'angolo del mio palazzo? Vado a far la spesa, no? Per che cosa? Perché? Certamente perché mi piace, su questo non ci piove, ma vado a far la spesa settimanalmente per che cosa? Per nascondere a me stesso che non sto bene, che mi costa fatica a crescere, che gli insuccessi scolastici non me ne frega niente di averli purché abbia il momento di soddisfazione, di eccitazione attraverso una sniffata. Cioè io vorrei che ognuno di noi si ponesse il problema. Oggi lo fanno tutti. No? È una battuta stupida, ma che in qualche modo mette in evidenza che cosa? Che il problema della droga
o dell'abuso e dell'uso di sostanze è un problema che è passato, non dico sotto silenzio, ma quasi. Raramente si parla ancora di droga, se non quando la Guardia di Finanza fa una bella retata e sequestra magari 100 kg di cocaina. Altrimenti non se ne parla più. Avete mai sentito sui giornali che il tipo è morto di overdose? Una volta i giornali ripetevano con ossessività queste notizie. Oggi non ne parlano più, ma vi assicuro che anche oggi muoiono delle persone per overdose. Ieri a Verbania ne è morto uno. Appena uscito dal carcere, era da molto tempo che non faceva uso, e ovviamente... dottore, lei lo sa benissimo cosa succede, quando l'organismo è pulito il rischio è maggiore. Tornando al nostro discorso, la domanda che pongo a voi e che mi piacerebbe che percorresse tutta la mattinata è questo: perché? Che senso ha? Notate bene che non voglio fare del terrorismo raccontandovi i danni che le sostanze fanno sull'organismo, sulla testa, sull'equilibrio delle persone. Non lo voglio fare. Voglio soltanto domandarmi perché devo far uso di sostanze. Sto meglio? Divento più grande? Sono qualcuno che conta? Se mi faccio le canne, se mi faccio degli spinelli, se tiro di coca o se magari anche faccio uso, mi pasticco con delle anfetamine? È importante questo? Allora io credo che la domanda, che lascio lì, possa essere magari anche in qualche modo sviluppata nel contesto della mattinata. E mi piacerebbe anche che voi stessi vi esprimeste, no? Per dire, non perché mi faccio, perché nessuno di voi magari usa sostanze, però l'idea che voi vi siete fatti sull'uso di stupefacenti, che senso ha? Grazie. Ringraziamo Don Dino. E lascio la parola al dottor Pignatelli del CERT. Buongiorno a tutti. Ho sempre qualche difficoltà a parlare al microfono. Preferisco più la voce senza strumenti. Allora, io sono molto curioso di sentire le vostre domande, quindi la mia presentazione sarà solo una presentazione del servizio dove lavoro, in modo tale da capire, da descrivere un po' quali sono le risposte all'interno di Novara, della provincia di Novara, su persone che usano, abusano e hanno una dipendenza da sostanze o da comportamenti patologici. Io lavoro presso il DPD, il Dipartimento Patologia delle Dipendenze. I destinatari, noi ci rivolgiamo appunto alle persone che hanno un uso, un abuso e una dipendenza delle sostanze. È una cosa molto complicata capire quanto una persona usa, quanto una persona abusa e quando una persona ha una dipendenza. L'obiettivo è quello di dare una risposta assolutamente articolata e multifattoriale a un tipo di problema di questo tipo. Il dipartimento si è strutturato con diverse risposte. All'interno del dipartimento c'è il CERT, che è proprio il servizio che si occupa delle tossicodipendenze, c'è il servizio di alcolologia che si occupa ovviamente delle persone che hanno un problema con l'alcol, c'è un servizio che si chiama il GAP, che si occupa anche delle persone che hanno un problema sul gioco d'azzardo, quindi non solo sostanze ma anche comportamenti patologici. C'è un servizio, un ambulatorio che si occupa per chi ha un problema con il tabagismo, quindi uso, abuso e dipendenza dal tabacco, e poi abbiamo all'interno della struttura un'equipe che si occupa del carcere, proprio perché per tutte le persone che si dichiarano tossicodipendenti all'interno del carcere ci sono degli interventi particolari. E poi all'interno della struttura c'è un'equipe di prevenzione che si occupa appunto, come questo, tende a essere un intervento
di promozione della, ovviamente della salute. Chi ci lavora all'interno del DPD? Proprio per le problematiche che sono connesse all'uso di sostanze, normalmente il personale è un personale sanitario, quindi ci sono medici e infermieri, è un personale psicologico, quindi ci sono dei psicologi all'interno della struttura e ci sono degli educatori e degli assistenti sociali. Guardate bene che è una delle poche strutture in ambito sanitario che ha una varietà di operatori di questo tipo. Il problema perché? Perché la dipendenza rimane sempre questa parola multifattoriale, ha bisogno di un approccio multifattoriale. Ci devono essere delle competenze specifiche che devono cogliere nell'uso e l'abuso nelle dipendenze dei segni del corpo, dei problemi che il corpo manifesta nell'uso delle sostanze e dei comportamenti patologici. Ovviamente ci deve essere un approccio psicologico per capire come l'orientamento, come la persona struttura un orientamento del pensiero o una disfunzione nella regolazione delle emozioni che è dovuto all'uso e all'abuso delle sostanze, e poi in ultima analisi ci deve essere una valutazione sul livello di capacità relazionale che una persona con uso, abuso e dipendenza dalle sostanze continua ad avere. Normalmente persone che hanno una dipendenza da sostanze perdono tutta la capacità o comunque hanno un grandi deficit sulle capacità relazionali, non riescono a tenere delle relazioni significative con tutti i membri, non so, all'interno della famiglia, all'interno del lavoro, all'interno della scuola, quindi viene a mancare tutto questo tipo di sistema. Il percorso, e termino giusto per non dilungarmi tanto e per essere appunto per dare spazio alle vostre parole su quale possiamo poi effettivamente riflettere, il percorso che normalmente attuiamo quando c'è una richiesta di aiuto, quindi quando la persona arriva a chiedere aiuto, in realtà sbaglio a dire così, perché se la persona che usa, abusa e ha una dipendenza, chiede aiuto, vuol dire che ha già un progetto di guarigione. Normalmente non è quasi mai così, ma sono sempre le persone esterne, non so, mogli, mamme o genitori o insegnanti, no? In qualche maniera che segnalano e accompagnano la persona che ha un uso, un abuso o una dipendenza da sostanze. Quindi normalmente abbiamo questa difficoltà. Quando arrivano normalmente c'è un'accoglienza, in questa accoglienza cerchiamo di decodificare la richiesta di aiuto, capire un attimo qual è la motivazione che spinge la persona a chiedere aiuto e a iniziare un progetto di guarigione, che è una cosa complicatissima, non è così semplice. C'è una valutazione diagnostica, la valutazione diagnostica è fatta da questi tre operatori diversi, no? Medici, psicologi e assistenti sociali, per capire qual è il deficit, su quali livelli di deficit stiamo cercando di lavorare, e poi c'è un negoziare un piano terapeutico, un dire noi abbiamo pensato a questo, tu quanto riesci a mettere in gioco rispetto a quello che abbiamo pensato, no? Complicato perché, e finisco davvero, perché quello che viene a mancare, e Don Dino Campiotti sicuramente mi appoggerà su questo, è la capacità di stare in relazione, nel senso che le persone che hanno un uso, un abuso, una dipendenza da sostanze con gradi diversi non hanno più la capacità di stare in relazione, hanno strutturato la loro identità nella relazione con una sostanza, che è molto semplice. No? Avere bisogno di una sostanza per gestire i propri pensieri e le proprie emozioni, non hanno perso la capacità di stare in relazione con le persone, quindi guardate bene come può essere difficile per queste persone stare in relazione con un medico, con uno psicologo e con un assistente sociale, quindi è tutto da un lavoro davvero molto complicato, graduale, e da ogni volta cerchiamo di capire fino a che punto è in grado questa persona di stare in relazione con noi. Grazie. Lascio ora la parola alle operatrici del NOT. Questa giornata, che sicuramente non è per voi il primo passo, però diciamo che
è un momento molto concreto, penso sia proprio anche nel flusso di un cambiamento più globale, e per questo lo apprezziamo tantissimo e siamo qua molto molto volentieri. Anche noi, come il dottor Pignatelli del CERT, ma come tutti i relatori, siamo interessati a, più che altro a sentire quello che voi volete sapere, e quindi vogliamo proprio darvi qualcosa che vi serva veramente. Però ecco, diciamo, cominciamo con delle informazioni che sicuramente non tutti hanno, e che informazioni tecniche che sicuramente è utile, cioè è utile come base di partenza. Vivi, vuoi cominciare? Sì, abbiamo deciso proprio di sviluppare il nostro breve intervento sui legami che ci sono tra uso, abuso e dipendenza dalle sostanze rispetto alla legislazione. Ovviamente il tema sarebbe vastissimo e non c'era nel tempo, nel modo di affrontarlo e di essere esaustivi. Ci interessava appunto incominciare a darvi qualche spunto e anche qualche riferimento per poi poterlo approfondire anche in maniera autonoma, piuttosto che con delle successive richieste che potrete anche farci direttamente. Allora, perché parlare di legislazione? Perché mentre, come giustamente ha introdotto Dondino, l'uso delle sostanze è visto sempre più a livello sociale come una cosa accettabile, perché tanto lo fanno tutti, negli ultimi anni le leggi si sono sempre più inasprite rispetto all'uso delle sostanze, e quindi ci sembrava giusto iniziare a parlarvene proprio anche per un discorso di non perdere delle occasioni nella vita. Voi siete dei giovani che vi affacciate nel mondo del lavoro in un momento in cui è sempre più difficile trovarne. Avere comunque delle possibilità in meno perché si sono sottovalutate determinate situazioni e si è incorsi magari in sanzioni penali o anche sanzioni amministrative che però vengono registrate, insomma, in qualche modo, è una perdita di occasioni, e quindi in questo senso ci siamo permessi di parlarvi anche di questo tema legislativo, sperando di non essere troppo noiosi, come il termine legge fa un po' pensare. Allora, ci sembrava opportuno introdurre innanzitutto il fatto che in Italia, non so se si possono far partire le nostre slide, che magari è più facile seguire. Ok. Allora, innanzitutto, andiamo avanti. Chi è che le fa? Fai pure avanti alla seconda, sì. Allora, sì, possiamo. Possiamo scorrere perché queste cose le abbiamo già un po' dette. Ok, siamo qua. Allora, innanzitutto ci sembrava opportuno porci questa domanda. Esiste in Italia un quantitativo di stupefacente liberalmente detenibile? Perché, come vi ha detto prima il nostro capo, noi ci occupiamo dei procedimenti amministrativi per tutte le persone. Scusate, sono abituata a chiamarla capo, la dottoressa Laurenza. Come grazie. Questo è il fan club di Oblò, eh. Grazie ragazze, poi saprò come sdebitare. Allora, il discorso del fatto, esiste o meno in Italia un quantitativo di stupefacente liberalmente detenibile? Secondo voi? Sento dei no, non molto convinti. No, in effetti non esiste, ma ci sono delle parolacce che vengono dette in giro ogni tanto, tipo dose media giornaliera. L'ultimo legislatore si è inventato addirittura questa botta di genio, secondo me, inesprimibile: quantità massima detenibile. Se è detenibile vuol dire che la posso tenere. E invece no. Nel senso che
La dose media giornaliera in questo momento per la legge non esiste più perché è stata abolita con il referendum del 93. Era un quantitativo, quanto peso di sostanza potevo tenermi per non incorrere nel reato penale. La quantità massima detenibile è una nozione giuridica complicatissima che moltiplica una dose drogante giornaliera che viene stabilita sulla base del quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza per un moltiplicatore deciso dal politico, insomma una roba, una bestemmia quasi, comunque è una quantità superata la quale il mio possesso di sostanza non è più possesso per uso personale, ma è spaccio. Ok? Quindi il discrimine è sostanzialmente questo. Quindi se possiamo andare avanti con le slide, appunto, dicevamo che questa quantità massima detenibile, dose media giornaliera, stabiliscono sostanzialmente un discrimine tra l'illecito amministrativo, dove il detentore è considerato un assuntore e che è determinato dall'articolo 75 del DPR 309-90. Oppure, se invece ho superato questo quantitativo, incorre in un reato, che quindi ha una valenza penale, come dice la parola stessa, e il detentore è considerato uno spacciatore e la fattispecie viene giuridicamente determinata dall'articolo 73 del DPR 309-90. Ok. Allora, andando avanti, cerchiamo un po' di dire che questa cosa qui della dose, della quantitativo disponibile l'abbiamo un po' già affrontato, insomma la legge prevede che la differenza tra un quantitativo e l'altro viene determinata dal quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza. E allora vediamo nella prossima slide due simpatiche pastiglie di ecstasy. Allora, secondo voi queste due pastiglie hanno lo stesso quantitativo di principio attivo e possono superare o meno la soglia tra illecito e reato? A sensazione? Sì, hanno lo stesso principio attivo. Sono uguali. Uguali. C'hanno anche lo stesso disegno. No? Dicevi? Scusa, guardo te perché mi hai risposto e allora mi ha fatto molto piacere. Allora, secondo voi queste due pastiglie sono uguali, hanno lo stesso quantitativo di principio attivo? Può darsi. Forse. Forse. Lo vediamo con la prossima slide, che dice che la prima contiene il 18,5% di principio attivo. Non me le sono inventati i dati, li ho copiati da un fascicolo che avevo in ufficio. Ok, allora, nel primo caso la pastiglia contiene il 18,5% di principio attivo e quindi è pari a 0,9% della quantità massima detenibile. Quella rappresenta solo un illecito amministrativo. La seconda pastiglia, che invece contiene il 27,4% di principio attivo, arriva a rappresentare 1,3 volte la dose consentita. E quindi il semplice fatto di detenere questa seconda pastiglietta già può dare l'avvio a un procedimento di tipo penale. Per dire che è una cosa veramente difficile capire questo discrimine. Le sostanze stupefacenti vengono vendute sul mercato nero e quindi non hanno il bugiardino da farmacia con scritto quanto principio attivo c'è dentro. Non c'è scritto neanche che cosa c'è davvero dentro, nel senso che a noi tante volte è capitato di trovare analisi aspettandoci un tipo di sostanza stupefacente e invece poi era un'altra. No? Per cui per amplificare, per avere maggior commercio, anche semplicemente per vendere più facilmente quello che rimane in casa, no? Un po' come la nostra mamma con la carne avanzata fa le polpette, i signori spacciatori con quello che gli avanza fanno
simpatiche preparazioni che però ovviamente mettono a rischio la nostra salute, perché comunque anche solo le sostanze da taglio possono portare una serie di infezioni e di reazioni del nostro corpo che possono già solo quelle portare dei gravissimi danni, alcune volte irrevocabili per la nostra salute. Okay. Com'è possibile questa cosa? Appunto per il fatto che non c'è un controllo di qualità. Noi adesso l'esempio ve l'abbiamo fatto sulle sostanze di sintesi perché davvero si può trovare più facilmente la stessa pastiglietta con la stessa forma che supera o non supera il limite in cui il principio attivo è più o meno concentrato. Ma anche sulle sostanze cosiddette naturali, quelle di origine vegetali, la situazione non cambia. Giusto? Volevi dire tu una cosa sulla marijuana prima? No? No. Ok. Allora, e quindi insomma questo discorso, questo esempio che vi abbiamo fatto, tenete presente che già solo è un discrimine molto difficile da trovare tra una situazione e l'altra e che può valere per tutte le sostanze. Andando avanti, incominciamo a chiederci davvero che cosa succede a chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Allora, nel caso in cui questa dose massima detenibile venga superata, incorriamo, come abbiamo detto prima, nell'articolo 73. Si deve sapere che si instaura un procedimento penale presso il Tribunale per reato di spaccio, che comporta in un primo tempo delle indagini preliminari e un iter dibattimentale previsto, e a seguito della condanna, secondo il rito che poi viene deciso, può portare alla reclusione, a una sanzione penale pecuniaria o e anche, questa è una novità, quando vi dicevo che comunque la legge sia particolarmente inasprita, ha delle misure di restrizione anche successive. Per esempio, chiunque venga condannato per spaccio, anche se può beneficiare della condizionale, subisce la revoca della patente fino a 3 anni. E anche la condanna... Avere giusto così un termine di... No, è così, un'informazione, la condanna, le condanne per spaccio variano da 1 anno a 22 anni, a seconda chiaramente della quantità di sostanza, tipo di sostanza, anche da, cioè, insomma, altri fattori di cornice, comunque da 1 a 22 anni e le sanzioni pecuniarie da 3.000 euro a 26.000 euro, ecco così. Giusto per avere questa informazione, questo riferimento. Insomma, per capire che è davvero una fattispecie seria su cui il legislatore si è particolarmente accannito. A chi rivolgervi, se vi dovesse mai capitare, sappiate che comunque voi avete il diritto / dovere di farvi assistere da un avvocato fin dalle primissime fasi. Ed è bene che sia un buon avvocato, mi permetto di dire. Ok. Allora, invece nel caso in cui non si superi la quantità massima detenibile, se possiamo andare avanti, allora si instaura un procedimento amministrativo presso la prefettura di residenza. Questa è una novità che ha introdotto il legislatore perché prima era competente la prefettura di dove veniva commesso il fatto. Uno dice sì, vabbè, ma tanto lo faccio a casa mia, invece no, perché comunque capitava che il tizio era in vacanza in Sardegna e poi per non essere pesantemente sanzionato doveva tornare in Sardegna per fare il colloquio, insomma, quindi con una situazione che non era facile, non era congrua da portare a termine. Quindi è comunque sempre competente il prefetto della vostra provincia di residenza. Che cosa comporta? Allora, bisogna sapere che chiunque viene trovato in possesso di sostanza stupefacente viene convocato per un colloquio in prefettura con i genitori, se minorenne. E in questo colloquio si definisce il procedimento, come deve andare.
Vi diciamo subito che chi non si presenta a colloquio, abbiamo saputo di varie raccomandate che vengono fatte sparire per non farlo sapere al papà e alla mamma, però poi viene automaticamente sanzionato nella misura più grave. Adesso le sanzioni arrivano fino a un anno per i documenti, quindi carta d'identità valida per l'espatrio, passaporto, porto d'armi o sospensione se non le avete. Ma arriva fino a 3 anni per tutti e 3 i tipi di patenti che esistono, quindi la patente di guida, la patente del ciclomotore e le patenti professionali. Se non avete la patente, il divieto può essere di conseguirla, insomma. A chi rivolgervi? Anche prima del colloquio, l'ufficio della prefettura, che in questo caso siamo noi, però è istituito presso tutte le prefetture d'Italia, quindi dove siete residenti, potete sempre avere tutte le informazioni e le consulenze che vi possono essere utili fin dalle primissime fasi, cioè mi hanno fermato le forze dell'ordine, mi hanno trovato in possesso di sostanza, è sempre bene andarsi a informare subito, eventualmente anche utilizzando i siti internet dell'amministrazione che comunque ci sono e a cui comunque noi diamo risposta. Ok, quindi brevemente abbiamo trattato di questo tema. Un altro tema molto caldo invece è quello che collega l'uso delle sostanze e la guida. È molto caldo perché è quello su cui le sanzioni sono più diffuse, perché è più facile incorrere, c'è un maggiore controllo, anche perché noi siamo storicamente una zona dove purtroppo per la conformazione delle strade, per il gran numero di veicoli che ci sono, gli incidenti ci sono e quindi le nostre forze dell'ordine fanno comunque dei controlli molto attenti rispetto a queste tematiche. Andiamo a vedere che cosa succede a chi viene trovato positivo all'uso di sostanze quando si trova alla guida. Allora, l'articolo che determina un po' come funziona questa cosa è l'articolo 187 del codice della strada. È importante sapere che vale anche per chi guida il motorino, no? Quindi non è una cosa che uno deve allontanare da sé dicendo sì, vabbè, ma io mi faccio le canne ma guido il motorino, non è un problema. È un problema, insomma, perché la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo e quindi può capitare che si venga trovati positivi all'uso di sostanze. Ma cosa vuol dire essere trovati positivi all'uso di sostanze? Allora, prima di tutto, per valutare questa positività bisogna sottoporre una persona a degli esami biochimici, quindi esami delle urine e o esami del sangue, che rivelano la presenza dei metaboliti degli stupefacenti. I metaboliti sono i residui di come il nostro corpo li ha trasformati, insomma. Possono essere usati anche dei pretester, che ne so, i famosi test della saliva, eccetera, di cui abbiamo trovato, di cui si sente ogni tanto parlare, però in questo caso i test devono poi comunque essere confermati dagli esami di laboratorio. Andiamo avanti e vediamo che comunque rispetto alla positività è bene sapere che la presenza di questi metaboliti, cioè di questi prodotti di trasformazione, non è corrispondente ai tempi dell'effetto della sostanza, cioè mi finisce l'effetto della sostanza che ho provato, posso guidare tranquillo. Non è così, perché possono protrarsi per più giorni, in alcuni casi addirittura settimane, insomma. E non è tanto neanche facile dire per quanto tempo, perché dipende sia dal tipo di sostanza che si è usato, e abbiamo detto prima che non tutte le sostanze sono uguali perché hanno delle concentrazioni diverse di principio attivo, sia dal metabolismo della persona che le ha assunte. Quindi davvero la stessa sostanza assunta da Tizio può dare risultati di positività fino a una settimana, assunta dal suo amico può risultare per molto più tempo, insomma. Quindi diventa davvero un po' una spada di Damocle usare le sostanze e guidare, perché a seguito di un incidente, che appunto non si sa mai quando capita, questa positività può emergere in sostanza. Ok, ma a questo punto, visto che i metaboliti rimangono per più tempo, possiamo considerare conveniente non sottoporsi agli esami?
Diciamo che la legge prevede questa possibilità, tra l'altro purtroppo alcune forze dell'ordine, anche per fare un po' in fretta, ogni tanto dicono ma hai voglia di venire a fare gli esami con noi? Non dice no grazie, veramente ci avrei da fare, mi aspetta la mamma. Non è mai una cosa furba da fare, perché poi vengono fissate le sanzioni ai massimi previsti dalla legge, poi vedremo quali sono più tosti. E comunque anche per chi si è rifiutato di sottoporsi alle analisi viene instaurato il procedimento penale, mentre c'è stato per un periodo in cui questa cosa non era così. Quindi se vi dovessero chiedere di sottoporvi alle analisi sia per l'alcol che per le sostanze, la vostra risposta deve essere sempre sì, sì subito, perché veramente diventa è controproducente anche nel caso in cui sappiate di aver assunto sostanze stupefacenti. Perché ma che vada, è il massimo comunque. Esatto. Non solo, si può fare ricorso, ma se non ti sei sottoposto non puoi fare ricorso sul nulla. Insomma. Ok. Allora, che cosa comporta in pratica questo benedetto articolo 187 di cui si parla? Allora, la sanzione amministrativa preventiva di sospensione della patente, minimo un anno. Se siete neopatentati, se avete causato un incidente, se stavate guidando e avevate a bordo più persone, eccetera, aumenta sempre di più, insomma, fino a delle sospensioni davvero importanti, insomma, in termini di anni. Comporta un procedimento penale che si instaura sempre presso il tribunale del posto dove avete commesso il fatto. Comporta la confisca del ciclomotore, se questo reato l'avete commesso mentre guidavate un motorino, di chiunque sia, cioè anche se ve l'ha prestato un vostro amico, il ciclomotore viene confiscato e messo all'asta. Anche se è della mamma, del papà, dello zio, del cugino, il ciclomotore, rispetto a quando si è concretizzato questa fattispecie di reato, viene sempre confiscato. E invece viene confiscata l'auto solo se il veicolo è di proprietà di chi ha trasgredito. Se invece non è di proprietà di chi ha trasgredito, gli danno il doppio della sanzione sulla patente, quindi hanno fatto pari e patta, insomma. Ok. Abbastanza analogo è il procedimento per cui guida sotto effetto di alcol, perché è altrettanto pericoloso nei termini di poter provocare degli incidenti stradali. In questo caso la fattispecie è determinata dall'articolo 186 del codice della strada. Allora, poiché si tratta di una sostanza lecita, cioè l'alcol è comunque liberamente vendibile nella nostra società, è prevista, a differenza delle sostanze stupefacenti, dove tutte le sostanze con qualsiasi livello di positività, quella è la sanzione, in questo caso è prevista una graduazione delle sanzioni a seconda del tasso alcolemico. Che cos'è questo tasso alcolemico? L'alcolemia è il livello di concentrazione di alcol nel sangue che viene valutata attraverso l'uso di uno strumento non invasivo che è l'etilometro, quella roba in cui fanno soffiare, magari vi è anche già capitato qualche volta perché è molto diffuso sulle strade. Allora, il risultato deve essere, ricordatevi che il risultato deve essere stampato su uno scontrino e che il test deve essere ripetuto a distanza di circa una quindicina di minuti. Queste cose ve le diciamo non tanto per annoiarvi, ma per essere sicuri che se dovesse capitare a voi o dei vostri amici siate coscienti del fatto che si sta seguendo la procedura corretta, insomma, no? È anche un meccanismo di autodifesa. Perché no, dal primo test al secondo spesso si negativizza. Esatto, perché l'alcol è una sostanza particolarmente volatile, non è come per le sostanze stupefacenti dove la positività dura a lungo. La positività dell'alcol viene registrata esattamente su quel momento lì, insomma, nel senso che in quel momento ho quella concentrazione, quindi mi fa ancora effetto l'alcol. Nel momento in cui lo smaltisco non ho più l'effetto psicoattivo e quindi non ho più neanche però la concentrazione nel sangue. Ok.
Anche in questo caso non è conveniente non sottoporsi agli esami, ve lo ridiciamo proprio perché comunque il fatto di sottoporre le persone agli esami tante volte per le forze dell'ordine è un onere e quindi vi viene, come vi dicevo prima, magari chiesto vuoi o non vuoi sottoporsi agli esami e uno cerca comunque di tagliare il più possibile perché non è mai considerato particolarmente bello stare lì a chiacchierarsela magari di notte con i carabinieri o la guardia di finanza sulla strada. Insomma, però prendetevi un minuto e riflettete sul fatto che comunque è una perdita di possibilità per voi, insomma, ecco, rispetto a questa cosa. Quindi, attenzione, per i neopatentati vi ricordiamo, ma vi avranno fatto una testa così, ve lo ridiciamo anche noi, che vige la tolleranza zero. Meno 3 anni, 3 anni. Ho scritto 3 anni? È la febbre, scusate. Ok. Vige la tolleranza zero, sì. E quindi il consiglio da vecchia zia è che se bevi non guidi e se non guidi non bevi. Ok. Che cosa comporta l'articolo 186? Come vi abbiamo detto prima c'è una certa gradualità. Quindi da 0,5 grammi litri è prevista la sospensione della patente di guida. Qui si va tipo a scaletta, no? Poi assommiamo sempre le cose. Da 0,8 c'è sempre la sospensione della patente, si avvia il procedimento penale ed è prevista la confisca del ciclomotore, chiunque sia il proprietario. Da 1,5 sospensione della patente, avvio del procedimento penale, confisca del ciclomotore e confisca dell'auto solo se il trasgressore è il proprietario, insomma. Ok. Vi ringraziamo per l'attenzione, comunque vi abbiamo messo i nostri numeri di telefono così se avete delle curiosità o delle domande in più. Giustamente ci diceva Dondino, vai. Di dire che cosa significa not. In effetti non è bello perché non rispecchia neanche la realtà. In realtà not significa nucleo operativo tossicodipendenze, anche se insomma chi viene segnalato alla prefettura solitamente non è tossicodipendente, però sarebbe più corretto nucleo operativo, magari antidroga, però questo è svolto, no? Not, N-O-T. Vabbè. Okay. Comunque, se passate dalla prefettura e chiedete di Viviano Romano, è più facile che vi sappiano dire dove siamo e con chi dovete parlare. Ok. Sì. Infatti, ringrazio le operatrici del NOT e lasciamo ora un breve spazio ad eventuali domande. Intervengo io allora. Io vorrei chiedere al nostro relatore del CERT quali sono i principali effetti fisici, cioè quali sono le manifestazioni fisiche dell'abuso di sostanze. Cioè, è un discorso molto ampio. Vediamo di. Anche perché sono uno psicologo, quindi. Ma ci possiamo dare del tu tranquillamente. Non fammi capire cosa ci sta dietro un po' alla domanda, in modo tale da perché gli effetti fisici, cioè, sì, dipende anche dalle sostanze, cioè, poi non è, come dire, sì, quello è un discorso molto. Beh, allora, ad esempio, se una persona che abusa, ad esempio, di cocaina e ha determinati problemi psicologici, ma questi problemi, ad esempio, derivano anche da, non so, l'aspetto fisico proprio di una persona. Anche quello influisce molto nell'ambiente che lo circonda. Ad esempio, se io mi devo relazionare con un tossicodipendente, lo noto,
al di là proprio dei problemi psicologici che può avere, proprio dal fisico si può notare questa cosa? È influente? Infatti, io direi no, cioè, proprio per non etichettare, io direi no, nel senso che una persona che usa sostanze non ha un'etichetta, no? Non è facile. Poi per l'uso trasversale che si può fare, no? Noi ho utilizzato uso, abuso, dipendenza, proprio per capire qual è il livello, il grado di legame che c'è con la sostanza. Per ognuno di queste fasi è proprio difficile vedere il livello di implicazioni sia nel corpo che nella mente, nelle relazioni. È per quello che ci sono 3 operatori diversi che cercano di fare uno screening. Cioè, riuscire a capire quanto una persona usa, abusa o è dipendente di una sostanza è complicatissimo, non è facile. Okay? Bisogna leggere nel corpo i segni dell'uso o abuso di sostanze. Per fare questo noi normalmente, facciamo, i medici utilizzano nello screening, attraverso i campioni urinari o l'analisi del capello, capire la continuità, no, dell'uso o dell'abuso della sostanza, tale per cui normalmente la dipendenza viene, però è un fatto puramente medico, viene certificata lo stato di tossicodipendenza dopo 6 mesi di uso continuativo. È il DSM che ce lo dice, è un manuale di diagnosi. Però in realtà io ho capito meglio la domanda, quindi direi che non è così evidente. Ma proprio perché non è possibile capire se una persona a quali livelli. Cioè, noi ci impieghiamo un mese, di lavoro, di confronto, anche per capire a che livelli di deficit, no? Deficit relazionali, cognitivi e il corpo, che tipo di problemi può avere. Non so se. Aggiungo anch'io una piccola riflessione sulla tua domanda. Cioè, è chiaro che ci sono alcune sostanze che evidenziano l'alterazione. Ricordo questo, quando i ragazzi entravano i primi giorni in comunità ed erano ancora proprio pieni fino al collo di eroina, ad esempio, si addormentavano mentre mangiavano. Ma anche ho visto altri ragazzi che sono andato a trovare in famiglia e magari sono lì che mangiano e pluffete vanno giù. Tu dici, è uno che ha fatto uso di eroina, non puoi ancora dire è un eroinomane o è un tossicodipendente, nel senso che magari ha fatto uso una volta, 2 o 3, e non è sufficiente questo a dire che è tossicodipendente. Però diciamo che l'eroina è una sostanza che rilassa, che mette nella condizione fisicamente, esternamente, di sentirsi abbastanza rammolliti, mettiamola così, che sono termini che conosciamo. La cocaina invece ha degli effetti contrari rispetto all'eroina. Il cocainomane o l'assuntore di cocaina è uno che si esalta. A volte si prende la cocaina proprio per sentirsi più a proprio agio in ambienti che non si conoscono, in ambienti che ti provocano, in ambienti che richiedono delle prestazioni, delle performance di un certo tipo. Non è un caso che ci siano delle persone anche ad elevato livello sociale e con incarichi di grande prestigio che fanno uso di cocaina proprio per riuscire a rispondere meglio alle esigenze che vengono loro richieste, perché in effetti è anche una sostanza che consente di sopportare la fatica più a lungo, mettiamola così. Stessa cosa vale anche per le anfetamine. Come fa uno a tenere il centro della pista in discoteca magari per 2 o 3 ore? Provate a fare ginnastica per 2 o 3 ore. E intanto il sudore va dappertutto e a un certo punto dite, prof, basta, non ce la faccio più, vero?
si facesse correre per la palestra per 2 o 3 ore. Ci sono persone che in discoteca ballano e saltano per diverse ore. Come fanno? Se non trovando qualche ricostituente, magari uscendo sul piazzale della discoteca dove c'è la macchina, bevendo una bella gollata di vodka o di whisky e diciamo così immergendo non il biscotto pavesino ma immergendo in questo liquido superalcolico delle pasticche di anfetamine, chiamatele come volete. I nomi sono i più vari, i più fantasiosi, che vanno da quella che avete visto là sopra, no? L'estasi, a uccelletto grigio, oppure a olivetta verde, insomma tutta una serie di nomi che lasciano il tempo che trovano dal punto di vista lessicale, ma sono delle sostanze legate alle anfetamine. Allora, queste ti consentono di fare una bella figura, di fare una bella figura in discoteca. Penso invece a quello che è l'hashish o la marijuana, che vengono chiamate droghe leggere falsamente, perché leggere non sono, che però hanno degli effetti che magari si possono esteriormente notare di meno, nel senso che il fumo di queste sigarette imbottite, mettiamole così, hanno degli effetti, queste sostanze, certamente un po' stordenti, ti stordiscono, ti mettono nella condizione di fare un piccolo viaggio, non un grande viaggio, un piccolo viaggio, però magari si nota di meno. Sì, se gli guardi negli occhi magari li vedi arrossati, come fanno le mamme quando rientrate troppo tardi la sera, vi guardano in faccia per capire se avete bevuto tanto, se avete fumato di più o annusano i vostri vestiti, no? Però non è così decisivo, come tu dicevi, no? O chiedevi, sapere se uno è un drogato o meno. Se uno si è fatto magari è più facile, se uno è dipendente un po' più difficile, e in questo ha ragione il dottore. Salve, io volevo chiedere a Dondino cosa ne pensa della legalizzazione delle droghe leggere. Penso quello che penso della legalizzazione dell'alcol e del tabacco. Sono droghe legali anche quelle. Però domandiamoci, togliere la pena a queste cose mette nella condizione di stare meglio chi le assume? Cioè anche l'alcol è depenalizzato, tu puoi prenderti la tua bottiglia di Barbera o di whisky o di vodka e farti una bella sbronza a casa tua, no? Nessuno verrà a farti fare con l'etilometro l'esame, no? Però la domanda che io ti faccio è: stai bene o stai male? Perché il discorso vero è quello lì. Non è tanto di sofisticare sulle sostanze, ma di domandarci sto bene o sto male. Divento una persona più intelligente, più matura, più responsabile, oppure mi riduco a uno straccio? Se ridursi a uno straccio è l'obiettivo che tu hai, va benissimo. Per cui è un problema che non mi appassiona molto. La depenalizzazione delle droghe cosiddette leggere fanno male comunque, te lo dice un pentito che per 40 anni ha fumato sigarette e non ne fumavo 2 o 3 al giorno. Mi sono reso conto che al di là della depenalizzazione del tabacco oggi sto meglio. Se posso aggiungere una cosa, perché c'è anche un altro argomento legato a questo, è che, per esempio, l'alcol non cura nessuna
malattia, nessun tipo di patologia, mentre i principi attivi di tutte le droghe vengono usate in medicina. No, questo è anche, secondo me, un discorso da approfondire, no? Del motivo per cui è difficile che venga legalizzato l'uso di una sostanza che può essere un rimedio, invece può essere, se nel momento in cui ce n'è bisogno, prescritto da un medico, può diventare un farmaco, no? Perché dietro all'uso di tante sostanze c'è poi una patologia? Perché la persona cerca di anche autocurarsi, no? Quindi di far fronte a un disagio, soprattutto psicologico. E, insomma, è un discorso un po' vasto, però penso che sia anche questo una delle motivazioni per cui sarà molto difficile legalizzare le droghe leggere. Una riflessione su questo. Beh, il più alto numero di morti è dovuto all'alcol tra tutte le sostanze psicoattive ed è legalizzata. È probabile che voi leggiate e che noi, no, leggiamo nella legalizzazione o in qualche maniera la possibilità di poterlo fare. In alcuni casi noi abbiamo la possibilità di cogliere la dipendenza di sostanze in ragazzi giovani grazie al NOT, grazie alla fatica che fanno il NOT, perché in qualche maniera sanzionano un comportamento che non viene notato dai genitori, no, o non viene bloccato, forse, o non viene, come dire, messo in crisi dai genitori, non viene messo in crisi dalla scuola in alcuni casi, no, dagli insegnanti. Quindi c'è una forza esterna, no, come può essere appunto le forze dell'ordine, che notano questo aspetto qui. E diventa per davvero un'opportunità per il ragazzo per problematizzare l'uso o l'abuso delle sostanze. In realtà in alcuni casi, c'è stato, no? Abbiamo dei casi che condividiamo, ci sono ragazzi giovani che dicono grazie a loro, al NOT, è stato possibile intraprendere e problematizzare il mio uso con la sostanza. Almeno per capire in quale, no? Modalità. Quindi una forza esterna che permette di tirare il freno a mano. Perché sennò poi nessuno problematizza. Il concetto è no, proprio questo, tentare di problematizzare il proprio comportamento. Okay? Non lo fanno i genitori, non lo fanno gli insegnanti. Ora non voglio generalizzare, no? Però capita che alcuni genitori non lo facciano, alcuni insegnanti non lo fanno perché non sono chiamati a fare, a svolgere una funzione educativa, lo fanno stranamente i carabinieri e la polizia di Stato. Strano, no? E iniziano un percorso virtuoso di processo di cura, incredibile. Salve, io ho un amico che è appena uscito dalla comunità, si è fatto 9 mesi e vedendolo adesso 2 mesi che è fuori, penso che il lavoro che ha svolto in comunità non sia servito assolutamente a nulla, poiché il suo comportamento è molto cambiato rispetto a prima, ma negativamente. Lui l'ha vissuta, il periodo della comunità l'ha vissuto come un periodo d'astinenza in cui non è arrivato a capire che sbagliava a voler continuamente evadere, a dover uscire dalla realtà comune. E adesso, appena uscito, cerca di esplodere il più possibile e rifarsi rispetto a quello che non è riuscito a fare prima. Quindi io mi fido abbastanza di quello che ha detto lei, che è veramente un freno a mano dall'esterno. Però non ho un esempio che mi dimostra il contrario. Sì. Comunque quello che tu dici è la riprova che comunque il problema della tossicodipendenza poi diventa davvero un problema grave. Come ti ha detto il dottor Pignatelli prima, uno dei primi problemi di chi è tossicodipendente è la difficoltà a relazionarsi. E questa difficoltà a relazionarsi si basa spesso sul fatto di affrontare le relazioni con gli altri con la menzogna.
uno si può trovare ad avere lo spazio della comunità piuttosto che uno spazio di cura sul territorio, eccetera, e dice ok, ho questo problema e lo affronto in qualche modo. Se probabilmente mi viene da pensare che il tuo amico l'ha vissuta un po' forzatamente questa cosa della comunità, non è stata così una scelta maturata, per cui lui è andato là dicendo mi comporto in un certo modo così la finisco presto, no? Un po' come tante volte si studia una lezione che non ti piace tanto, no? La studio velocemente, faccio l'interrogazione, me la tolgo dalle scatole così poi non ci penso più per il resto del quadrimestre. Il discorso è esattamente quello che faceva Dondino all'inizio. La decisione di prendere un determinato comportamento, di non prenderlo, è sempre nostra. E noi decidiamo sì sulla base di quello che conosciamo, ma sulla base di come siamo fatti noi, no? E possiamo scegliere per il bene o per il male sulla base del fatto che sappiamo o non sappiamo attivare le nostre qualità, qualità che tutti abbiamo e che sono diverse l'uno dall'altro, per fortuna che siamo diversi, no? Probabilmente il percorso di cura che andava bene per il tuo amico non era quello della comunità, ma era un altro, oppure non andava bene adesso e sarebbe andato bene dopo. Oppure non era quel tipo di comunità lì, ma un'altra, proprio perché comunque si cerca di lavorare su questo problema che è molto vasto e molto difficile, con più ottiche possibile, perché non tutti hanno lo stesso target. Ci fosse una formula unica, la condensi in una specie di medicinale, ti sei disintossicato e basta. La dipendenza invece ha questa doppia componente fisica e psicologica, che poi è quella che ti frega, perché curare il piano fisico ci pensa la medicina, è anche abbastanza semplice, insomma, se i danni non sono così che non possono più tornare indietro, ma sul discorso psicologico dipende davvero da a che punto di crescita sei arrivato tu, se c'hai voglia di cambiare o se non hai voglia di cambiare. Comunque la cura è sempre difficilissima, a noi interessa lavorare soprattutto sulla prevenzione, perché è molto più facile decidere a priori di non intraprendere un comportamento negativo, per quanto la spinta all'imitazione, all'essere accettato dal gruppo, è una cosa su cui ci siamo passati tutti, credo, in qualche modo. Quando poi devi fare i conti con una cura, inserendosi tutte queste cose della difficoltà relazionale, del porti in un certo modo che è mediato comunque dalla sostanza rispetto alla realtà, è veramente molto più complicato e molto più rischioso. Vorrei spendere anch'io una parola sulla comunità, visto che ne hai parlato. Intanto mi spiace moltissimo di questo tuo amico che continua a faticare, a soffrire, no? E non trova la strada, la via d'uscita per riuscire a stare meglio. Dalla mia esperienza mi sono reso conto che in comunità si arriva per tre ragioni fondamentali, perché uno in fondo ha picchiato il culo per terra e si rende conto di essere un tossico. Lo dice a se stesso, perché altrimenti se si nasconde non servirà a entrare in comunità. Seconda cosa che mi pare importante sottolineare è questa: il tossico si rende conto che da solo non ce la può fare. All'inizio l'ha dichiarato migliaia di volte: io smetto quando ho voglia. Ma no, non fa male, intanto io posso smettere quando voglio, intanto non c'è problema. Quando invece si rende conto che da solo non ce la può fare, allora fa il terzo passaggio, se volete, mentale. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Detto questo, non è ancora risolto il problema. Uno entra in comunità e, come giustamente diceva la dottoressa prima, non è che tutte le comunità siano adatte alle persone. Non è che le comunità siano il luogo dei miracoli. Non è vero, nemmeno se vengono le suore a dirvelo, non è vero, nemmeno se fanno la cristoterapia, non è vero che guariscano tutti, perché quelli che hanno fatto la cristoterapia, poi io li ho avuti in comunità, quindi non ci sono formule magiche, perché la vera formula magica ce l'abbiamo dentro noi. Non sono fuori di noi, non sono le strutture.
Quindi non tutte le comunità sono adatte per ogni persona. Le comunità, lo ripeto, non sono miracolistiche o miracolose. Ci sono dei risultati che vanno presi con beneficio di inventario. Vi dico quello che succedeva nella mia comunità. Il 50% dei ragazzi che abbiamo avuto in comunità ne è uscito in maniera brillante. E oggi lavorano, hanno una famiglia, sono ripartiti per la vita in maniera positiva. 50%. Il 30%, no? È ripiombato, è recidivo, non ce l'ha fatta a resistere, nonostante avesse fatto un buon percorso in comunità, poi le condizioni dopo la sua uscita dalla comunità l'hanno messo di nuovo di fronte alla fatica del dire di no. Il 20% è entrato in comunità, ci è rimasto una settimana, due, tre, quattro, cinque, sei e poi se n'è andato. Quindi non ha nemmeno affrontato il problema della comunità, ha vissuto in apnea, così si diceva nel nostro gergo, in apnea quelle settimane o quei mesi, sperando che passassero in fretta, ma non si era mai staccato con la testa dalla sostanza. Quindi non meraviglia che questo tuo amico sia ripiombato nelle sostanze. Bisogna aiutarlo in qualche modo a riprendere in mano la sua vita e dire: sei contento? Ti va bene così? Ok, continua a bombarti tutti i giorni. Se invece non sei contento e hai bisogno di appoggiarti a qualcos'altro, e allora fatti aiutare. Perché da solo sarà difficile venirne fuori. Anche per voi che magari avete fatto una prima esperienza, non tenetevela dentro, parlatene con qualcuno di vostra fiducia perché vi aiuti. Sappiate che c'è qualcuno a cui far riferimento, perché davvero il problema è la relazione. Da soli non possiamo vivere. Abbiamo bisogno di stabilire relazioni vere, forti, relazioni schiette, con persone a cui possiamo anche dire: guarda, ho fatto una stupidaggine, ho fatto una cazzatina, ieri sera mi sono fatto un po' di coca con degli amici, e però non so perché ho fatto questo, che vi aiuti a guardarvi dentro, se no stiamo qui a contarcela. Che prospettive di lavoro e di vita ci possono essere per gli ex tossicodipendenti? Che prospettive di lavoro ci possono essere per gli ex tossicodipendenti? Sentito. Che prospettive di lavoro ci... No, è arrivata. Allora, se caratterizzati come tali, ci sono anche delle cooperative di lavoro che sono proprio finalizzate, però si tratta di comunque stabilire un'etichetta e dire quelli sono emarginati del mondo e fanno solo quello di professione ex tossicodipendente. Insomma, non è bellissimo. Preferisco che comunque si riappropriano delle loro capacità e, come diceva Dondino, magari dopo un percorso duro, però comunque rimettersi alla pari con gli altri, per rimettersi sul mercato di lavoro. Come dicevo prima, certo che comunque delle difficoltà in più le trovano, nel senso che al giorno d'oggi, dove per un posto di lavoro si presentano comunque 100 candidati, uno la selezione la fa anche su dei dati oggettivi, quindi l'aver avuto precedenti penali magari o comunque dei contatti con la giustizia di sicuro non agevolano, quindi in questo senso possono essere non agevolati. Per il resto, insomma, Non sono una categoria a rischio particolare. Sì, però i datori di lavoro non possono, è un dato riservato. Ma è un problema
problema simile a quello degli ex detenuti, ad esempio, anche loro fanno fatica. Tieni conto che c'è qualcuno che degli ex tossicodipendenti che riprende a fare scuola, che ritorna a lavorare in un ufficio, che continua a fare il padre di famiglia, magari in misura più consapevole e anche più convinta. Cioè, sì, non c'è il tipo che va in giro con sulla l'etichetta "ero un tossico". Qualcuno se ne vanta anche, soprattutto in certe comunità, però in genere uno vive normalmente la sua vita. No, volevo dire un'altra cosa, che la legge, comunque, sempre il famoso DPR 309 del 90, tutela anche chi ha bisogno magari di un percorso di comunità o comunque ha bisogno di astenersi dal lavoro per un certo periodo, cioè viene tutelato, no? Quindi può chiedere di un'aspettativa di una fino a 3 anni, mi sembra, e quindi può essere poi reintegrato se aveva un posto di lavoro. Questo è, cioè, possibile, è tutelato dalla legge. Dino, allora, lei ha parlato giustamente che il problema delle droghe è sottovalutato, cioè non ne viene parlato. Può essere che questa mancanza di notizia che porta comunque i giovani a pensare che non sia un problema rilevante quello delle droghe, quello che se non ne parlano i giornali non è veramente un problema? Ah, ne sono convinto, la risposta è proprio questa. Se se ne parlasse di più, se anche in famiglia se ne parlasse e non fosse un tabù parlare di droghe e di sesso, io credo che i ragazzi sarebbero informati e avrebbero, non dico meno difficoltà a dire no, ma certamente avrebbero maggiore consapevolezza nell'affrontare le fatiche del vivere. Ma poi il vero problema è che se tu sei un ragazzo sereno, sei un ragazzo equilibrato, sei un ragazzo contento non solo della vita ma anche di te stesso, soprattutto in partenza, io sto bene con me stesso, mi voglio bene, non hai mica bisogno di affrontare il problema della droga. E sei in grado all'amico che ti dice "vuoi mica fare un tiro anche tu?", ti dici "no, guarda, non mi interessa", eh? Hai mica bisogno di frastornarti per sentirti a posto. Guarda, io ho una esperienza con un amico che un giorno mi ha detto "senti, tu che lavori con i tossici, dimmi 2 buone ragioni perché io non debba farmi le canne". E io gli ho risposto "te ne trovo 5, ti bastano?" E te le leggo, così servono anche... Perché l'idea è "lo fanno tutti, ma perché non dovrei, ma poi non fa mica male e poi smetto quando voglio". Se si accetta lo spinello o la canna per socializzare, per essere accettati in gruppo, dobbiamo domandarci, ragazzi, come mai siamo così poveri da dover ricorrere a questo mezzo per avere amici e per star bene in mezzo agli altri. Non è umiliante? Non è umiliante pensare di possedere così poca personalità da dover indossare una maschera fisica o psichica? E questo vale anche per l'alcol, vale per la moto più o meno grossa, vale per il vestito particolare, griffato, eccetera, eccetera. La seconda risposta che gli ho dato, che mi sono scritto, è questa. Chi si rifugia, ad esempio, nelle sostanze stupefacenti per stordirsi, non è capace di accettare la vita così com'è. Allora è possibile che una droga leggera o pesante, no? Sia la spia di un disagio che c'è dentro di voi e forse è il primo tentativo di stordirsi, di sballare,
di andare fuori di testa perché stiamo male con noi stessi? Io sto bene con me stesso, voglio stare bene. E allora perché far uso di sostanze per star bene con me stesso? È segno che non sto bene. No? Insomma, la prima cosa è di voler bene a se stessi, di volersi bene, ricordatevelo. Anche gli altri vi vorranno bene se voi sarete capaci di volervi bene, perché allora sarete splendidi, sarete delle persone non belle fisicamente, quello lo siete già, ma è anche la vostra età che vi porta ad essere belli, alla mia un po' meno, no? Ma certamente belli dentro, che è la cosa che conta. La terza, la fine. La terza cosa che volevo dirvi, che è la risposta che ho dato in più, l'adolescente per emanciparsi, per sentirsi adulto, ha bisogno di riti di passaggio, lo sapete anche voi, no? Tra cui la sfida, il braccio di ferro con se stesso e in qualche modo anche con gli adulti, non nascondiamocelo. Il porsi a rischio, il mettersi alla prova. La droga illegale può essere uno di questi mezzi per sentirsi un po' più adulto, un po' come il correre in moto o il traversare gli incroci a occhi chiusi. Perché invece non proporre altre prove da superare? Per esempio nell'impegno sociale, che pure costa coraggio e sacrificio. Impegno sociale a servizio di poveri. E accanto a voi ce ne sono quanti ne volete, basta che voi apriate gli occhi e allungate le mani per dar loro un aiuto. Oppure attraverso l'impegno nello sport, perfino nello studio. Perché non devo dimostrare a me stesso, prima ancora che agli altri, che sto diventando grande perché sgobbo sui libri, perché mi faccio un mazzo per riuscire ad essere qualcuno nella vita. Da ultimo, volevo dire questo, e poi smetto e non parlo più, se lo faccio come il Celentano, che parla ore e ore. L'ultima risposta è, in una società che finalmente sta prendendo coscienza anche dei danni causati dal tabacco, dalle bevande alcoliche, occorre a maggior ragione tenere conto, dovete voi essere di aiuto a noi adulti, che ormai siamo un po' bruciati da queste cose. Occorre a maggior ragione tener conto delle droghe. Anche la canna, che pure può sembrare una cosa così di poco conto, aggiunge alle conseguenze negative del fumare tabacco, no? Quelle relative al principio attivo della cannabis. Perché la cannabis ha dentro dei principi attivi, che sono quelli che in qualche modo ci stupefanno o ci stordiscono, principi attivi che non fanno mica bene, anche a livello cerebrale. Non che se uno fa una canna poi ha perso chissà che cosa, ma ci sono dei principi attivi nella cannabis che rovinano centinaia di migliaia di sinapsi. E voi sapete cosa sono le sinapsi? Questo sì poderoso che sento mi dice che è inutile spiegarlo. Sono i relè tra una cellula, uso questo termine un po' impastasciuttese, sono i relè che collegano le nostre cellule cerebrali. Ma se questo relè brucia, non passa più la corrente. E allora ecco la fatica di alcuni cannaioli imperterriti e così incorreggibili, che non riescono più a concentrarsi. Non è che il fumo ci aiuta a concentrarci, soprattutto se al fumo aggiungiamo anche le sostanze attive della cannabis. Vuol dire che non riusciamo più a ricordare, non riusciamo più a concentrarci sulle cose che dobbiamo fare. Dottore, è vero? Ecco, aggiunga lei le cose adesso. Ho finito.
C'è apatia, c'è calo di interesse, motivazione, c'è una diserogazione delle emozioni. Fondamentalmente in alcuni casi, quando, poi aiutatemi anche voi, quando, ma anche sul fumo di sigarette, cosa si fa normalmente? No? Io faccio una litigata, per gestire la rabbia mi fumo una sigaretta, per festeggiare una notizia bella cosa faccio? Mi fumo una sigaretta. Per quando sono triste cosa faccio? Mi fumo una sigaretta, quindi diventa una unica azione che diventa, no, un modo per regolare tutte le mie emozioni. Nelle sostanze questa cosa è ancora 100 volte più potente. E questo è il problema più grosso, che io perdo tutte le azioni vitali di relazione con gli altri perché mi rifugio tutto in una semplice azione. E questo è il deserto delle nostre abilità sociali. Tutto qui. Aggiungiamo anche l'impotenza sessuale, se vi interessa. Se non ci sono altre domande... C'è un'altra domanda, perfetto. Penso che la cannabis non può essere paragonata a queste droghe, alle altre droghe. Cioè la maggior parte dei fumatori, e per fumatori intendo quelli che si oppongono al proibizionismo che finanzia la criminalità organizzata, non possono di certo essere considerati tossicodipendenti. Allora, la marijuana certamente apre molte porte e sta alla forza di coscienza di ciascuno saperle tenere chiuse. Ciò nonostante può diventare una droga la marijuana, cioè si può diventare tossicodipendenti con questa, ma è come cadere nell'alcolismo, c'è chi beve e chi diventa alcolizzato, c'è chi fuma e diventa tossico, ma si può fumare tranquillamente e si riesce a trovare un equilibrio, quindi non sono d'accordo con questa criminalizzazione. E riguardo ai punti che ha enunciato lei, quindi fumare per socializzare, penso che gli altri ti vedano, cioè se sanno che fumi ti vedono come lo sballone che ride, che non capisce tanto, e quindi cioè, è preferibile fumare non davanti agli altri, quindi se si sta in compagnia nell'ambiente giusto. L'obiettivo non è socializzare, non è trovare una cura a un disagio, poiché questo disagio magari non c'è, si fa solamente perché è bello fumare in compagnia. Per sentirsi adulti, non per sentirsi adulti, proprio per divertirsi tra amici e trovare dei bei momenti da passare assieme. E, cioè, l'altro che ha detto che già ci sono problemi con l'alcol, col tabacco, figurarsi con le canne. Che si vogliono i fumatori di canne, ci sono tanti, e quindi i problemi che si riscontrano adesso con la marijuana illegale penso che saranno gli stessi che si riscontreranno quando sarà liberata, se verrà liberata, si spera. Buongiorno a tutti. Allora, io comincerei il mio intervento che per chi non sapesse che cos'è Libera è un'associazione in Italia, in realtà più correttamente è un coordinamento di associazioni che dal 1995 si sono dati l'obiettivo in Italia e poi anche di portare questo impegno fuori dall'Italia di sconfiggere le mafie nel nostro paese, o per dirla in positivo, per costruire una comunità alternativa alle mafie. Di questo ci diremo qualcosa, ma io vorrei cominciare il mio intervento facendovi vedere un breve video che sulla questione mafie e droga ci dice, non voglio dire tutto quello che c'è da sapere, ma in tre minuti c'è buona parte di tutto quello che dobbiamo sapere. È un video che commentando il quale proveremo a capire qualcosa in più di qual è il rapporto tra quindi cambiamo un po' registro, se volete, no? Ma poi sul registro di questa mattina, cioè su dipendenze, libertà, capacità di attivare le proprie risorse, eccetera, torneremo.
Bello? Lo so, bello. No, è bello questo filmato, vi spiego come nasce, così capiamo perché è bello e non è noioso come spesso i video su questi temi purtroppo sono. Perché questo video nasce all'interno di un progetto nel 2009 nato a Torino, si chiamava Torino Sistema Solare, dove Libera che cosa ha fatto? Ha cercato di coinvolgere quei soggetti che solitamente non sono coinvolti in questo tipo di operazioni, cioè parliamo di mafia, antimafia, e ha detto dobbiamo portare questi temi nei posti dove di solito queste cose non arrivano, i bar, le discoteche, le birrerie, e quindi è nata una campagna comunicativa che ha coinvolto grafici importanti di Torino, persone che ci hanno messo tutta la propria creatività e hanno ideato una serie di cose proprio per poter parlare di questi temi a chi di solito non si occupa di queste faccende. Questo video è uno di questi, come vedete è in animazione, no? Quindi è anche carino, la musica è accattivante, ti porta a vederlo. Poi ce n'era un altro molto carino secondo me, sempre sulla scia di questo, avevano fatto dei sottobicchieri per birre o cocktail, piuttosto che degli adesivi da mettere nei bagni, quando uno andava in bagno e poi doveva tirare lo sciacquone, allora c'era una striscia di cocaina con sotto la scritta chi ama la mafia tira una riga, no? E allora uno capitava, andava al bar o in birreria, gli davano una birra, beveva la birra, poi sotto c'era il sottobicchiere chi ama la mafia, ma come? E insomma magari parlava col barista, no non è vero, oppure sì è vero ma va bene così, insomma diventava un argomento di discussione in contesto in cui di solito questo non avveniva. Ma torniamo a noi.
Nel video, che dura 3 minuti, lo trovate su YouTube, Postal Market Mafia S.P.A., è raccontato molto bene un aspetto molto complesso, che è il rapporto tra quello che noi diciamo vediamo del fenomeno, che può essere lo spacciatore all'angolo di un quartiere su un marciapiede che vende la sua dose, e quello che è invece tutto il sistema delle organizzazioni mafiose che sulla questione della droga e del narcotraffico fondamentalmente si regge. C'è un rapporto annuale che si chiama Mafia S.P.A. SOS Impresa, un'emanazione di Confesercenti, si è inventata questa dicitura per dire che per indicare tutto il fatturato stimabile, chiaramente sempre per difetto, delle mafie. E adesso io vi do qualche numero, poi i numeri li abbandoniamo perché sono numeri così alti e complessi che io per esempio non riesco a immaginarmeli, ma ve li do giusto per farvi rendere l'idea. Se può andare la... Perfetto, allora guardate un attimo, vi ho elencato quello che secondo il rapporto Mafia S.P.A. l'ultimo del 2012, quindi si riferisce al 2011 e parliamo solamente dell'Italia, vedete che su un totale di ricavi ipotizzati, ripeto qui siamo a stime, a 140 miliardi, circa, 140 miliardi di euro circa all'anno, per capire si parla di tante finanziarie, sapete cos'è la finanziaria, no? La finanziaria è la legge annuale che lo Stato fa per regolare tutte le entrate e uscite, per mantenere tutto lo Stato italiano, no? Quindi i servizi, l'approvvigionamento di ciò che serve, le tasse che dobbiamo pagare. Qui ogni anno le mafie hanno un giro di soldi in Italia, e sottolineo in Italia perché poi capiremo che il fenomeno non possiamo vederlo solo dall'Italia, se no non lo capiamo. Qui parliamo di tante finanziarie, tantissime, cioè vuol dire che c'è una ricchezza che si sta muovendo che potrebbe permetterci, come dire, di avere uno stato delle cose, una vita collettiva diversa da quella che viviamo. Questo ve lo dico, è un concetto che riprenderemo molto durante questa chiacchierata, però lo dico subito, perché vi faccio vedere queste cifre, che ripeto sono incomprensibili, perché parlare di 140 miliardi di euro non significa nulla, almeno per me, credo anche per voi, no? Vi dico, per darvi un ordine di grandezza, che si parla di decine e decine di finanziarie, cioè quindi di una quantità di soldi tale da sistemare tutto il debito pubblico dell'Italia, di cui tanto si parla, per fare un esempio, no? E qui parliamo all'anno. Come vedete, ci sono una serie di attività da cui la mafia ricava il proprio denaro, i propri proventi. E adesso non ve le leggo tutte, no? Vedete che ci sono dalla droga, il traffico di persone, il racket, l'usura, le ecomafie, l'abusivismo, la tratta a fine della prostituzione, l'usura, eccetera. Noi quando pensiamo alla mafia spesso pensiamo soprattutto al racket, al pizzo, all'estorsione, no? Guardate che il racket è importante, perché dal racket la mafia ricava 8 miliardi di euro all'anno circa. In realtà il racket per la mafia è importante per altri motivi, non di natura economica, ma più simbolica e sociale e culturale, se avanza tempo ce lo diciamo. Come potete vedere è evidente che il traffico di droga rappresenta la prima voce in termini quantitativi di entrata per le mafie. Vai avanti di una, che è l'ultima. Ve l'ho fatto vedere con un grafico, così lo capite bene. Il 47%, la metà dei soldi che la mafia ha nelle proprie casse, arriva dal traffico delle droghe. Stima per difetto, chiaramente, per quanto riguarda le cifre. 65 miliardi di euro all'anno. Tantissimo. Basta con le slide, no, lasciala così, così ce la teniamo lì e ogni tanto la guardiamo. Che cosa fanno le mafie con tutti questi soldi? Cioè, perché è importante che noi capiamo il ciclo del denaro dell'impresa mafiosa? Perché fanno fondamentalmente due cose le mafie con tutti questi soldi. La prima cosa è reinvestono in traffici illeciti. Cioè, io traffico droga, guadagno della droga, devo ricomprare il prossimo carico per continuare a mantenere il mercato. Ogni tanto il mercato lo devo forzare, ne metto un po' di più perché devo venderne un po' di più. Ogni tanto sono costretto
a tenermene un po' in magazzino, perché insomma le dinamiche, non è che le mafie controllano tutte le dinamiche sociali, però spesso la quantità di droga che si consuma è definita anche da quanta devono venderne, no? Poi su questo quanta se ne vende, chi la consuma, visto che è una domanda che è emersa molto questa mattina, e mi ha stupito il fatto che qualcuno di voi, non credo tutti, vedano le persone che consumano come qualcosa di diverso da sé. Vedremo che non è così, nel senso che sono tra noi, siamo noi, ma poi su questo arrivo dopo. Quindi reinvestono in traffici illeciti, cioè usano i soldi per continuare a fare ciò che fanno. Chiaramente le mafie non fanno tutto questo per continuare a fare ciò che fanno e basta, perché se io guadagno tantissimi soldi ma non posso godermeli, di questi soldi non me ne faccio nulla. Quindi la seconda categoria di cose che fanno le mafie con i soldi è cercare di pulire questi soldi, perché finché non li ho puliti e sono sporchi non li posso usare, perché se li uso è molto facile che mi becchino polizia, magistratura. E quindi è vero che io una parte la tengo per continuare a comprare droga, armi, trattare esseri umani e tantissime altre questioni di questo tipo, prestare i soldi a usura, eccetera. Sto parlando di cose che succedono anche sul nostro territorio, chiaramente, no? Poi qualcosa magari ci diciamo. E un'altra parte invece deve essere pulita, perché poi rappresenta il denaro che la mafia usa, come dire, per goderselo. Cioè il motivo poi per cui uno commette attività illecite al fine di procurarsi del denaro è che poi questo denaro lo deve utilizzare, no? Ma finché rimane sporco su alcune cose non posso utilizzarlo. Ma prima di arrivare a capire come si pulisce e cosa fa con i soldi puliti, soffermiamoci, facciamo qualche esempio su quindi traffici illeciti, giusto quelli più importanti. Il traffico di droga, abbiamo visto, e sappiate che appunto dietro la persona che spaccia a livello, insomma, sul territorio, magari non direttamente dietro la persona che spaccia in quel momento, ma l'organizzazione che permette l'arrivo sul territorio della droga, è per forza un'organizzazione mafiosa. Organizzare un traffico di tonnellate di cocaina dalla Colombia alla Bolivia in Europa è un'operazione complessa, necessita di un'organizzazione e di un investimento di denaro elevatissima, perché devi farlo senza che ti becchino e devi trasportare quantità enormi. In questo momento l'organizzazione criminale che è più accreditata tra le italiane per il traffico della droga è la 'Ndrangheta. Dopo che Cosa Nostra ha avuto dei problemi, soprattutto negli anni 90, perché dopo la fase stragista è stata duramente colpita anche dal punto di vista repressivo e ha avuto bisogno di un momento di riorganizzazione, la 'Ndrangheta, che era sempre stata sottovalutata negli anni precedenti e aveva intanto accumulato molti capitali e non aveva l'attenzione dell'opinione pubblica su di sé, si è accreditata presso direttamente i produttori, in Colombia in particolare, per essere, diciamo, il maggiore importatore in Europa di cocaina soprattutto, perché per quanto riguarda invece gli oppiacei dobbiamo passare da un'altra rotta. Ma parliamo di cocaina un secondo, anche perché la 'Ndrangheta si è fatta forte di un'idea che è un po' mitologica ma ha un fondamento di realtà, perché poi qualcuno anche tra gli investigatori dice che non è proprio così, per cui nella 'Ndrangheta ci sono meno pentiti, ci si pente di meno, quindi è un'organizzazione più affidabile rispetto a Cosa Nostra, che invece è stata un po' falcidiata anche un po' dal fenomeno del pentitismo. Quindi la 'Ndrangheta, forte di un'idea che era riuscita a costruire sulla propria organizzazione e di forti capitali a disposizione che arrivavano dal racket, dai sequestri che hanno interessato molto l'Italia tra gli anni 70 e gli anni 80, fatti soprattutto dalla 'Ndrangheta. Quindi si accredita e prende un po' il posto di Cosa Nostra per quanto riguarda il traffico illecito. Il traffico di esseri umani. Ve lo dico perché Novara, voi spesso vedrete la sera, soprattutto in alcune zone di Novara, delle ragazze, spesso di colore, sulla strada. Ecco, ricordatevi che quelle persone, prima dicevamo 90-95%, oggi io mi sento di dire tutte, sono schiave, obbligate a prostituirsi,
vittime di tratta, cioè c'è qualcuno che o con la forza o con l'inganno le preleva da casa propria, per lo più in questo, a Novara si parla di nigeriane. Queste persone attraversano il deserto, passano in Libia, poi adesso con quello che è successo in Libia si deve capire cosa succederà, cosa sta succedendo, per arrivare in Italia. Capite che già solo tutto questo, perché possa avvenire, necessita di un'organizzazione. Cioè non è che queste persone prendono, fanno il biglietto, arrivano e vanno in strada, questo io voglio dire. Poi io non voglio entrare in quello che succede a queste donne mentre arrivano in Italia e quando sono in Italia. Magari si può fare un incontro ad hoc su questo, e ci sono anche organizzazioni a Novara come Liberazione e Speranza che su questo hanno tanto da dire, o magistrati come il dottor Caramore. E questo c'è anche a Novara. Quindi investono le mafie nel traffico di esseri umani. E questo traffico di esseri umani ha in questo momento tre grosse finalità. La prostituzione, lo sfruttamento lavorativo, quindi quando sentite le inchieste, quando c'è il momento della raccolta dei pomodori in Puglia, in Sicilia, in Campania, di queste persone che vengono sfruttate per pochi euro al giorno, fatti vivere come delle bestie, senza luce, acqua, gas, eccetera. E chi si ribella viene ucciso o viene picchiato fortemente. E l'altra questione è il traffico degli organi. Quindi le persone vengono trafficate in questo momento grosso modo per questi tre motivi. E sono trafficate come degli oggetti, perché vedete che trafficare qualcosa significa trattarlo come un oggetto, in quanto sono considerati tali, merci, per trarne guadagno. Cosa c'entra con la droga? Se la droga rappresenta il 50% delle entrate della mafia, le risorse che la mafia ha per fare tutte queste cose, per lo più arrivano dalla droga. Cioè vi parlo di queste altre cose, sia chiaro, non perché voglio parlarvi di un altro argomento, ma vi sto dicendo che tutte queste brutture che abbiamo anche a casa nostra partono da lì. Cioè se noi togliessimo la droga alle mafie, queste avrebbero la metà dei soldi, quindi la metà dei soldi da reinvestire, minore capacità di fare tutte queste cose. Mantengono l'organizzazione, pagano le persone per fare un lavoro, perché tutte, quando io dico c'è un'organizzazione per trafficare le persone o per spacciare la droga, queste persone lo fanno perché vengono pagate. Quando noi spesso ospitiamo un ragazzo di Scampia, Novara, si chiama Rosario Esposito La Rossa, che qualcuno di voi quindi sicuramente ha incontrato, quando lui dice di Scampia, quando arrestano una persona a Scampia c'è la gara a prendere il suo posto. Adesso lasciamo stare un attimo la questione culturale. Ma perché quella persona lì, in un contesto in cui c'è poco o c'è niente, soprattutto in termini di possibilità lavorative, e chiaramente i ragazzi, oltre allo status sociale di entrare in un'organizzazione forte, riconosciuta, capace, eccetera, hanno anche questa questione, che c'è un riconoscimento spesso anche molto elevato. Ecco perché quindi investire in termini di possibilità di lavoro, quando si parla di lotta alla mafia, non diventa un optional, ma diventa una questione essenziale. Le ecomafie, avete visto nel video che a un certo punto ci sono questi bidoni che vengono sotterrati, poi sopra ci fanno le case, oppure ci fanno ci coltivano delle cose, poi i pomodori vanno sul camion e i pomodori che mangiamo magari sono stati coltivati su un terreno dove sotto ci sono delle scorie. Beh, guardate che questa cosa qua non è un'esagerazione. Succede, noi conosciamo per lo più il caso della Campania, che è diventato emblematico, sappiamo che la regione Campania, che era una delle più fertili in Italia, è stata rovinata, uccisa. Cioè in Campania non si può coltivare più nulla, ciò che si coltiva ormai è sottoposto a tutto l'inquinamento. Vedetevi Beautiful Country, che è un documentario su questo aspetto, molto bello. Però questa cosa qua non avviene solo in Campania. Interi quartieri nel milanese sono stati costruiti sopra terreni con sotto le scorie radioattive.
nel milanese, abbiamo nei rapporti di Legambiente sulle ecomafie zone della nostra attorno a Novara dove ci sono state inchieste che hanno accertato l'inquinamento in terreni agricoli, magari dove fanno il riso. Quindi non soltanto, non sto parlando solo di scorie che finiscono nelle cave, come si sta accertando anche nella zona di Novara in ultime inchieste, ma comunque inquinano il territorio dove noi viviamo. Perché poi ci sono le falde, queste cose finiscono nelle falde acquifere, rischiamo di berci. Comunque, fanno anche questo. E qui, piccola parentesi, non si tratta solo di mafie, perché quando si parla di smaltimento di rifiuti, se non ci fosse l'imprenditore non mafioso che per risparmiare si affida alla mafia, l'ecomafia non ci sarebbe, ma questo è un altro tema. Ve lo dico per non dare tutte le colpe alla mafia. Come ci dicevamo con Don Luigi Ciotti il 25 novembre, la mafia rappresenterà forse un terzo dell'economia illegale. Ci sono due terzi che non sono mafiosi tecnicamente, ma che in queste cose ci sguazzano. E quindi anche qui non sentiamo i mafiosi come degli extraterrestri che hanno la linea viola di quando ero piccolo io e ci facevano spaventare per l'AIDS, no? I mafiosi sono come noi, anzi c'è un mare in cui nuotano che è molto accogliente, che per la maggior parte è fatto da non mafiosi. L'ultimo punto che vi dico, cosa fanno la corruzione, e anche questo non è un punto così, per dirne uno. C'è stato adesso appena l'ennesimo allarme, no? Della Corte dei Conti, dove in Italia il fenomeno della corruzione, nonostante 20 anni da Mani Pulite, non solo non è stato estirpato, ma è aumentato. Sapete tutti cosa vuol dire corruzione? Comunque, per dirla in breve, io pago una persona tendenzialmente che ha un incarico pubblico e quindi per quell'incarico dovrebbe essere imparziale o rispettare alcune regole per l'assegnazione di servizi, beni, appalti, e invece la pago per dire, invece di rispettare le regole, e quindi che ne so, in un appalto far vincere il migliore, tu fai vincere me, per esempio, no? Questa cosa, perché la persona lo faccia, o la intimidisco, ma tendenzialmente adesso la pago. Questo fenomeno in Italia è molto diffuso e sta crescendo, nonostante quando voi nascevate c'è stato un forte momento in Italia in cui si credeva di poter sconfiggere il fenomeno della corruzione. La corruzione a livello internazionale vede l'Italia, giusto per capire come siamo conciati, tra il Ruanda, cioè siamo come i paesi africani sulla questione della corruzione, cioè dove noi per alcuni aspetti veniamo considerati tra i paesi, no, più civili, industrializzati, ricchi, eccetera, ma se andate a vedere le classifiche sulla corruzione, l'altra importante è la libertà di informazione, di solito finiamo in fondo. Sempre dopo, siamo come noi, c'è solo la Grecia di solito tra i paesi europei, no? E poi Ruanda, Bangladesh, cioè questi paesi qui che comunque sono considerati in via di sviluppo. Ecco, noi per quanto riguarda la corruzione siamo un paese in via di sviluppo, cioè dobbiamo ancora svilupparci, c'è un fenomeno troppo alto che anche questo ha un costo per la collettività in termini, cioè che ricade su tutti noi. Poi, come vi dicevo, c'è un altro aspetto che è quello della ripulitura del denaro. Su questo ci sarebbe molto da dire, abbiamo fatto un incontro il 15 febbraio proprio sul riciclaggio, che è un tema di cui non parla nessuno, è un classico tema da white collar, come ci diceva il relatore, cioè il riciclaggio lo fanno le persone, i professionisti, le persone per bene, quelli col colletto bianco, no? Non è che, non dovete immaginarvi Riina o Provenzano che andavano con la valigetta, no? Ma al di là di questo, alcune questioni che ci riguardano da vicino. Cosa fanno? Comprano immobili, per esempio. Allora ci sono i beni che poi quando una persona viene condannata vengono confiscati dallo Stato. A Novara ce ne sono, in provincia di Novara ce ne sono due. Uno a Borgomanero, un piccolo appartamento, e un grande e bellissimo castello sul Lago d'Orta, diciamo tra Miasino e Ameno. Più Miasino, soprattutto Miasino, un pezzettino di Ameno. Se voi vedete, andate su Google e scrivete beni confiscati Piemonte e Lombardia, in Piemonte ci sono un'ottantina di beni confiscati alle mafie. La Lombardia per gli immobili, quindi gli appartamenti, è la quinta o quarta, non ricordo più a memoria, regione d'Italia. Quindi dopo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia c'è la Lombardia. Per le aziende terza, quindi supera le regioni considerate a tradizionale presenza mafiosa. Vuol dire che
chiaramente i soldi, come dice sempre Giancarlo Caselli, se io ho dei soldi da pulire, non vado nel deserto a pulire questi soldi, perché si vede che sto facendo qualcosa e qualcuno se ne accorge, vado dove c'è movimento, dove già ci sono altri che fanno muovere denaro e io mi mimetizzo tra queste persone e quindi è più difficile che mi scoprano. E questo come l'acquisto di beni mobili e immobili o aziende. Aprono attività violando i principi elementari di concorrenza. L'esempio classico che si fa in questi casi è la questione degli appalti pubblici, per esempio al massimo ribasso, anche se adesso, poi vi spiego perché, siamo al fenomeno opposto, ma di solito si dice, no? Anche Libera lo dice, lo ha chiesto anche a Novara, ai politici di Novara, di evitare le gare al massimo ribasso. Cosa vuol dire? Che quando il comune, per esempio, fa una gara, dice devo fare un marciapiede, il comune non ha l'azienda, i muratori per fare il marciapiede, deve farlo fare a un privato, a un'azienda privata, quindi fa una gara e dice chi vuole fare il marciapiede? Il marciapiede deve essere lungo 5 metri, deve avere queste caratteristiche, fatemi un'offerta, adesso la semplifico, al massimo ribasso significa che chi offre di meno, chi dice lo faccio con meno soldi, vince questa gara. Allora in un momento di crisi, come quello che stiamo vivendo oggi, l'imprenditore onesto fa fatica ad avere le risorse per sostenere la sua attività, pagare i dipendenti, pagare i fornitori che gli danno il materiale. Se arriva un imprenditore, diciamo, disonesto, che ha a disposizione dei capitali non puliti, non devi chiederli in banca, può dire io questo lavoro lo posso fare a un prezzo minore, spesso lo posso fare anche a un prezzo fuori mercato, tanto l'obiettivo che ho non è guadagnare, ma ripulire un denaro che diversamente non posso utilizzare. Quindi se anche io ci ho perso, fra virgolette, nel fare questo lavoro che costava 100, io ci ho speso 120, però in realtà io ho guadagnato il fatto che quel denaro lì adesso è pulito, l'ho ripulito, posso usarlo come voglio. Non riconduce più alla mia attività illecita, non mi fa più scoprire. Mi sono spiegato? Ecco perché se voi sentirete che noi diciamo non facciamo le gare al massimo ribasso, il motivo è questo. Oltre a tutti altri problemi connessi al massimo ribasso, che significa il fatto che non si rispetta magari il contratto collettivo nazionale nel pagare i lavoratori, che il materiale che viene usato spesso è scadente, poi ci sono fior fior di intercettazioni con persone che stanno costruendo scuole, ospedali e è evidente e sanno che il materiale che stanno usando non è adatto e non, la struttura non è solida, ma semplicemente se ne fregano perché conviene così, no? Quindi ecco, tutto questo aspetto ha un fondo economico sotto molto importante. Un'altra questione che spesso fanno, abbiamo visto nel Milanese con le ultime inchieste delle mafie al nord, rilevano aziende in difficoltà, quindi creando delle scatole finanziarie, se c'è un imprenditore in difficoltà arrivano e dicono va bene, i soldi ce li mettiamo noi, però l'azienda la controlliamo noi, quindi con questa azienda lavorano i nostri amici, per cui se tu sei un'azienda di costruzioni, il movimento terra lo faccio fare ai miei amici, le piastrelle le compro dal mio amico, l'idraulico è quello che dico io e quindi si continua a dar forza a tutta questa imprenditoria mafiosa. E poi c'era un altro passaggio nel video molto bello che vedete quando c'era il vota, no? Perché finanziano le campagne elettorali i mafiosi, ragazzi, perché hanno bisogno di entrare nei luoghi dove si prendono le decisioni e perché se c'è una cosa che caratterizza la mafia dalle altre organizzazioni criminali è proprio la sua capacità di costruire, intrattenere rapporti con la politica, perché senza il rapporto con la politica non parleremmo di mafia tecnicamente, cioè il rapporto con la politica è un aspetto fondamentale. Guardate che qui si va da grandi questioni e abbiamo casi nazionali che sono sui giornali un giorno sì e l'altro no, a piccole questioni. Cioè fate conto, era stato, per farvi due esempi conclamati, no? C'era stato il senatore Di Girolamo, mi sembra, se non ricordo male, l'anno scorso, due anni fa, che si è dimesso perché è stato accertato che è stato eletto con i voti dell''Ndrangheta e questo faceva il senatore e quindi era lì a portare avanti gli interessi dell''Ndrangheta. Ad Esio, in Brianza, si erano accorti che in un periodo precedente alle elezioni amministrative, quelle per il comune, c'erano state 130 persone che avevano cambiato residenza e arrivavano dalla Calabria.
Cosa vuol dire? Che in un paese piccolo organizzare 150 voti spesso permette le elezioni di una persona piuttosto di un'altra, no? E quindi questo è anche importante, no? Cioè, c'è tutta un'organizzazione dietro che orienta determinate scelte e quindi si finanziano le campagne elettorali per portare persone in determinati posti di potere o per corrompere persone che ricoprono certi ruoli, eccetera, no? Giusto per capire un altro aspetto, e poi torniamo sul video, si parla di cifre a livello internazionale che giustificano guerre, ragazzi. Cioè non stiamo parlando di una questione che riguarda noi 400 che siamo qua dentro, no? Ci sono stati che vengono chiamati narcostati, cioè che stanno in piedi solamente grazie al fatto che producono stupefacenti e che questa cosa fa comodo a una serie di organizzazioni, perché senza questi stati gli stupefacenti non potrebbero circolare, perché da qualche parte bisogna farli. Allora, se in Italia non si può, se in Spagna non si può, se in Francia non si può, bisogna farli da un'altra parte, no? E allora, è possibile che non si riesca a far sì che ci sia un controllo a livello mondiale di questa cosa? Questo io non ve lo so dire. Vi dico solamente che, visto che si parla di miliardi e miliardi di dollari, su queste questioni si fanno le guerre. Per farvi un esempio, beh, oltre al fatto che vi invito ad andare a vedere il cambiamento di produzione degli oppiacei in Afghanistan prima e dopo la guerra in Afghanistan, no? Perché cambiano anche, cioè le guerre cambiano anche poi la disponibilità o meno e i flussi per il narcotraffico. Ma vi faccio solo questo esempio. Non so quanti di voi hanno sentito parlare del Plan Colombia. Praticamente la Colombia è uno dei massimi produttori di cocaina. A un certo punto negli Stati Uniti si dichiara guerra a questa faccenda, non tanto alla Colombia, ma ai narcotrafficanti che però controllano buona parte del territorio della Colombia. E parte questo Plan Colombia, quindi gli Stati Uniti investono miliardi di dollari per mettere in campo strategie di abbassamento della produzione della cocaina, quindi gli aerei che passano, spruzzano queste sostanze che dovrebbero uccidere le piantagioni, eccetera. E quindi organismi internazionali, anche dell'ONU, hanno certificato che negli ultimi anni la produzione di cocaina era diminuita. Un piccolo gruppo guidato da un italiano, Sandro Donati, Narcoleaks si chiama questo gruppo, si è accorto che a un certo punto si era arrivati a un paradosso. Cioè, le tonnellate di cocaina sequestrata avevano superato le stime internazionali di cocaina prodotta. E chiaramente si sono accorti di questa cosa, hanno cominciato a studiare la cosa e si sono accorti che semplicemente le stime dell'ONU erano sbagliate. Allora poi una delle ipotesi che si fa è che, visto che gli Stati Uniti avevano speso tantissimi soldi per fare il Plan Colombia, non potevano non dire che questa cosa aveva portato dei risultati, però non sappiamo se è così, no? Però di fatto poi l'ONU ha cambiato i dati, ha detto no, non è vero, abbiamo detto che erano 700.000 tonnellate, adesso, ma in realtà sono 1.000 tonnellate, no? Perché? Ma probabilmente sono di più, perché immaginate quanto poco si riesce a sequestrare rispetto a quello che effettivamente gira. Perché se noi sequestrassimo effettivamente la maggior parte di quella prodotta, la gente non potrebbe consumare, invece visto che la gente consuma, vuol dire che la maggior parte non viene sequestrata. Torniamo al video. Nel video, come vedete, c'è qualcuno che salta per aria e in particolare le categorie che nel video saltano per aria sono due: imprenditori e magistrati. Allora, voi sapete benissimo che appunto il riferimento che cos'è? Uno al fenomeno di chi si rifiuta di pagare il pizzo e l'altro ai magistrati che spendono la propria vita per far la lotta alle mafie. Partiamo dagli imprenditori. Martedì della settimana, l'altra ancora, il 6, ospitiamo presso l'associazione industriale a Novara la presentazione di un libro che è dedicato a Libero Grassi. Libero Grassi è un imprenditore siciliano che all'inizio degli anni 90 si rifiuta di pagare il pizzo. Ma non solo si rifiuta di pagare il pizzo, cosa che viene mal digerita dalle mafie, ma che se rimane nel silenzio potrebbe essere in qualche maniera tollerata o digerita. Ma nel 91 secondo me non era neanche tollerata e digerita. Oggi ci dicono che potrebbe essere digerita. Ma Libero Grassi dice, fa una cosa in più, comincia a urlare, a dire pubblicamente, va anche in televisione e dice: signori, io se pagassi il pizzo non sarei il mio nome, non sarei libero, perché significherebbe accettare di sottostare che la mia attività, le mie scelte
sia di uomo che di imprenditore dipendano da qualcun altro che me le impone. Io invece sono un uomo libero e quindi vi dico che dico di no. Allora, quando Libero Grassi fa questo e oltre a sceglierlo lo dice e incita gli altri a farlo, anche contro Confindustria in quel periodo, poi per fortuna Confindustria ha capito e nel tempo ha preso altre posizioni, Libero Grassi verrà ucciso. Martedì 6, nel volantino che vi avete trovato sulla sedia, ospitiamo un libro su questa cosa. Doveva venire anche la moglie, ma è stata azzannata da un cane l'altro giorno e non verrà più, quindi c'è solo l'autrice e sta bene, per fortuna. Per una donna di 83 anni adesso è la moglie di Libero Grassi. Pino Masciari sarà ospite del Nervi lunedì mattina, saremo insieme. Qua c'è anche il Nervi? Non c'è il Nervi. Pino Masciari è un imprenditore che è già stato a Novara altre volte, al liceo scientifico, Antonelli l'anno scorso, se non ricordo, al classico l'anno scorso, l'Antonelli forse 2 anni fa, viene a Novara almeno una volta all'anno. Pino Masciari è un altro imprenditore che ha detto di no, era uno dei più grandi imprenditori calabresi e per aver detto di no è 17 anni che vive sotto scorta e non ha più potuto fare l'imprenditore. Allora noi viviamo in un paese che è ancora così, ragazzi, cioè finché Pino Masciari non può fare l'imprenditore perdiamo tutti, perché questa cosa è una cosa che è successa a Pino Masciari, potrebbe succedere a noi, succede a noi. Se voi sentite le dichiarazioni della Ilda Boccassini, procuratore aggiunto a Milano, nelle ultime indagini sulle mafie al nord, dice: a fronte di evidenze investigative di persone che subiscono il racket, cioè vuol dire che loro hanno con le telecamere visto che c'è lì il mafioso che va dall'imprenditrice, tu devi pagare, questo paga, a fronte di evidenze di questo tipo, noi non abbiamo denunce su queste cose qua. Cioè vuol dire che il fenomeno c'è e nessuno lo denuncia, a Milano. Se voi sentite le dichiarazioni del procuratore capo di Novara, Saluzzo, su alcuni fenomeni successi a Novara, dice la stessa cosa, le persone sanno ma non parlano, a Novara, a Milano, non solo a Vibo Valentia. Perché Pino Masciari è di Vibo Valentia, non sto citando Vibo Valentia a caso. Gli imprenditori, ed è una cosa che è molto presente anche oggi. I politici, sapete tutti, tutti conosciamo, anche se ormai noi cominciamo a non darlo più per scontato, perché in molte classi in cui andiamo dobbiamo dire chi sono Falcone e Borsellino, non sto scherzando, però un po' è anagrafica la cosa, un po' è una mancanza assurda del nostro sistema formativo, perché se anche un ragazzo è nato nel 94 e comunque oggi ha 18 anni, non può non sapere chi sono Falcone e Borsellino. Non ha senso che uno arrivi in quarta superiore e non sa chi siano Falcone e Borsellino. Ci sta capitando questo in alcune classi, che dobbiamo ridirlo. Dobbiamo dire chi sono queste persone. Ma guardate che Falcone e Borsellino sono solo, come dire, due grandi martiri, se volete, del nostro paese, ma l'elenco sarebbe lungo. Allora permettetemi di dire qui, siete in tanti ragazzi, non posso non dirlo, io non so quanti di voi stanno seguendo, si stanno appassionando alla questione TAV, no TAV, eccetera. Il presupposto è che in Italia ci deve essere la libertà di espressione, di dissenso, quindi uno deve poter dire, io sono uno di quelli che difende il diritto di dire non sono d'accordo, anche di, come dire, fare delle azioni per dire non sono d'accordo. Però quello che sta succedendo con Giancarlo Caselli in questo momento è allucinante, gravissimo. Il problema è che in Italia la maggior parte probabilmente dei ragazzi non sanno neanche più chi è Giancarlo Caselli e cosa ha fatto. C'è un uomo che per la lotta al terrorismo prima, la lotta alla mafia dopo, quello che volontariamente è andato a sostituire dopo la morte di Falcone Borsellino, è andato volontario a fare il procuratore capo a Palermo perché nessun magistrato ci voleva andare perché ti facevano saltare in aria, quello che a giugno dell'anno scorso ha firmato 150 ordini di arresto per 150 andranghettisti in Piemonte, oggi non può presentare un libro pubblicamente perché ci sono alcune persone che minacciano azioni di violenza o di come dire, rappresaglie anche per altre persone che sono lì. Allora questo, che non vuol dire che perché Caselli ha firmato degli arresti di alcune persone che hanno partecipato a manifestazioni contro la TAV, allora questo non voglio entrare nel merito della faccenda, no? Ma oltre a preoccuparmi il clima, da un lato noi non possiamo dire, prendere alcune cose come la legalità eccetera e usarle quando ci servono e poi buttarle via quando non ci servono, ma dall'altro lato dobbiamo, e questo lo dico a voi in quanto ragazzi, non accontentarci delle informazioni superficiali.
Cioè, se vi dicono che un PM, cioè la personalizzazione di questo caso che porto ad esempio, se vi dicono che un PM è colpevole di aver arrestato qualcuno, vi stanno dicendo una mezza bugia. Perché come funziona l'iter dell'arresto di una persona? Che ci sono delle indagini, si raccolgono delle prove, vengono portate a un magistrato, il magistrato, che il pubblico ministero vede, già lui fa una prima valutazione, se le ritiene corrette le porta a un altro magistrato che le valuta e dice sì è vero, ci sono gli elementi, lo arrestiamo, sì non è vero, quello che avete raccolto non va bene, quindi non lo arrestiamo, fate altre indagini se ritenete opportuno, no? Poi succede che gli avvocati si rivolgono al tribunale del riesame, che vuol dire che io che vengo arrestato, il mio avvocato dice ad un collegio di 3 giudici, guarda che questa persona non doveva essere arrestata, ci sono altri 3 giudici che dicono sì o no. Quindi dire che se quella persona è in galera è colpa del PM, vi dicono una bugia. Allora non vuol dire che il PM ha fatto bene o male, non sto dicendo, non mi interessa, non è mio compito, non ho letto l'ordinanza. Vi dico che noi dobbiamo imparare a sapere come funzionano le cose e a rispettare anche il ruolo delle istituzioni. Ognuno deve fare il proprio passaggio e noi non dobbiamo farci prendere in giro da alcune questioni. Fermo restando che uno può essere a favore o contrario della TAV e mettere in campo tutto quello che ritiene opportuno nel rispetto della legge perché si faccia o non si faccia la TAV. Ma questo ve lo dico per Caselli, perché se noi siamo in un paese in cui che dimentica chi è Giancarlo Caselli, beh allora ragazzi è un paese che ha poca speranza. Sto parlando molto, interrompo, vado alla fine. Allora, si dice con uno slogan, per tornare al tema, che la mafia non paga la crisi. Cioè, in un momento in cui tutti gli attori economici non hanno soldi, le banche non hanno liquidità, i governi degli stati dipendono spesso da meccanismi di natura economico-finanziaria, le persone si vedono sottrarre sempre di più i servizi, gli ospedali, le scuole, le strade, i servizi sociali non hanno le risorse per far nulla, chi sta peggio sta sempre peggio, e sono sempre poche, diminuiscono le persone che stanno bene, allora la mafia non paga la crisi. La mafia non paga la crisi vuol dire che oggi si stima che il 50% delle transazioni in borsa abbiano dietro un'economia di natura mafiosa, cioè sono quelli gli unici che continuano ad avere denaro. No? Questo cosa significa? Mettetevi in testa che tutta l'economia illegale che sta in piedi, che sia mafiosa o non mafiosa, e vi ripeto, quella mafiosa è solamente di un terzo, significa una cosa fondamentale, meno risorse per la collettività. Cioè un imprenditore onesto che paga le tasse significa che una parte del suo guadagno lo versa allo Stato affinché ci siano servizi per la collettività. Quindi, come dicevo, le scuole, gli ospedali, i servizi di ogni tipo. Se invece aumenta l'economia illegale a scapito di quella legale avrà sempre meno spazio per stare a galla e le risorse per la collettività diminuiranno sempre di più, cioè andremo sempre verso uno Stato in cui o te la vedi per i fatti tuoi oppure, oppure non te la vedi, ti arrangi e hai bisogno poi di finire per strada. Io chiudo su un passaggio più educativo, cioè perché diciamo queste cose? Non tanto perché dobbiamo diventare degli esperti di mafia, di antimafia perché dobbiamo essere in qualche maniera dei conoscitori di queste cose qua, dobbiamo essere consapevoli di cosa c'è dietro anche ai piccoli gesti che facciamo, perché se noi riteniamo che le mafie sono un problema, sono uno dei mali maggiori del nostro paese, perché c'è la legge del più forte e non la legge uguale per tutti, perché c'è il privilegio, il favore e non il diritto delle persone, perché c'è la morte e non la vita, cioè se noi riteniamo che questa cosa qui sia effettivamente così, cioè che quindi che le mafie siano un problema, noi dobbiamo, per liberarci da questo problema, e lo possiamo fare solo tutti insieme, cioè non pensiamo che sia un problema dei poliziotti e dei magistrati, perché non se la cavano da soli loro, e loro possono arrestarne qualcuno, ma se noi non mettiamo a posto i problemi economici, sociali, culturali, quindi togliere le risorse, cambiare alcune credenze culturali, trovare lavoro alle persone così che abbiano meno bisogno di rivolgersi all'economia illegale, portare certi temi nelle scuole perché tutti i ragazzi che attraversano la scuola in Italia sappiano le cose fondamentali, e su queste cose qua non le possono fare poliziotti e magistrati, le dobbiamo fare noi.
Allora, se noi vogliamo liberarci di questa cosa qua, il primo passaggio è la consapevolezza. Quindi l'invito non è a diventare esperti di mafia e antimafia, neanche noi lo vogliamo essere. L'invito è a rendersi consapevoli che per far partire un percorso di cambiamento, che non può che essere collettivo, dobbiamo renderci conto di quello che sono i meccanismi, che spesso sono molto grandi, ci fanno paura, ma l'alternativa è dire va bene così e assistere passivamente a un mondo che va in un'azione che non ci piace. Noi, l'invito che io vi faccio è a non assumere questo atteggiamento passivo di chi guarda e dice tanto è più grande di me, ma a capire con il mio compagno di banco, di scuola, di città, cosa posso fare io a partire dal mio ruolo, il mio contesto, perché le cose comincino pian pianino a cambiare. Poi il resto a macchia d'olio vedrete che verrà. Grazie. Ringraziamo Domenico Rossi che, oltre a essere entrato, come avrete sentito, nel merito della questione non troppo neanche ristretta, ha saputo anche darci degli spunti che magari potranno risvegliare la nostra coscienza civica. Adesso diciamo che infatti gli interventi programmati sono finiti, quindi se ci fossero delle domande i relatori sono lieti di accoglierle e di rispondervi. La domanda che c'era prima della pausa c'è ancora? Ha già avuto risposta? Portate il microfono lì in fondo. Vai. Ruba. Si alza e glielo porto. No, sì, no, funziona. Ah, eccoti. Ma era una domanda che riguardava la legalizzazione delle droghe leggere. Secondo voi, cioè, il legalizzare le droghe leggere all'inizio, cioè, secondo me, porterebbe a un boom, insomma, un sacco di gente arriverebbe a spacciare la droga, ma secondo me a lungo termine farà un pochino come l'alcol e le sigarette, che alla fine una persona si fa una canna, un ragazzo, anche per farsi vedere, perché comunque appunto esce da questi margini, esce un pochino dagli schemi e quindi si sente trasgressivo. Poi però col tempo anche le sigarette, adesso una persona che fuma una sigaretta non è che chissà cosa, come un ragazzo che ha 16 anni può bere legalmente e allora non è che diventa figo perché si ubriaca. Di conseguenza secondo me il legalizzare le droghe leggere potrebbe portare, con distanza di abbastanza anni, comunque di un po' di anni, ad una diminuzione insomma della frequenza di ragazzi che comunque si fanno le canne per farsi fighi. Ci sono altre domande? Alzati. Io volevo chiedere, il fatto di legalizzare magari le droghe non può essere un modo per combattere le mafie? Ci sono altri? No? E diamo lettura anche di alcune domande che sono state raccolte nei vari istituti, formulate dai ragazzi prima di questo evento. Ad esempio, se sei un amico tossicodipendente, come gli si può far capire che sta sbagliando? Oppure, è più dannoso fumare sigarette o altro, virgolettato,
Oppure, quali sono i motivi principali per cui un ragazzino di 16-17 anni inizia a consumare droghe? Qual è in generale la reazione delle famiglie? L'uso di stupefacenti è più frequente tra gli uomini o tra le donne, che poi può effettivamente avere un risvolto di indagine sociologica non indifferente. E lascio la parola a voi così. Ma io vorrei innanzitutto, mi sembra giusto dare una piccola premessa che comunque riguarda un po' tutte le domande che ci avete posto fino adesso. È stato ancora posto il discorso dell'uso delle sostanze, soprattutto di tipo leggere, come un fenomeno di ribellione, allora la legalizzazione lo potrebbe limitare, eccetera. Io non sono così convinta di questa cosa, nel senso che sono abbastanza convinta, sarà la vecchiaia che incombe, ma insomma anche il pezzetto di mondo che vedo dall'osservazione del tipo di lavoro che faccio, mi sembra che in realtà l'uso delle sostanze è il frutto di un processo di marketing molto ben strutturato che la ditta Mafia S.P.A. ha molto abilmente strutturato nel tempo. Non sono convinta che sia un discorso di libertà, perché penso che il modo che i ragazzi hanno di esprimersi, di essere davvero ribelli a delle cose che non piacciono, sono altri e sono più costruttive. Nel senso, tanti di voi hanno parlato di liberalizzazione e legalizzazione, non so quanti di voi hanno mai prodotto per esempio una petizione di legge popolare per fare questa cosa. Se voi credete davvero delle cose, dovete farle e agire di conseguenza, secondo me. Finché non si fa, vuol dire comunque giustificare come se la legalizzazione fosse un pensiero che è già in atto senza essere praticato, perché non c'è una corrispondenza nella legge vera e propria. Quindi vuol dire, ma tanto un domani le sostanze saranno legalizzate, intanto nel frattempo l'uso è banalizzato, perché probabilmente anche se mia zia mi vede con un cannone in mano non mi uccide come sarebbe successo 20 anni prima, questo passaggio culturale passa come liberalizzazione e legalizzazione. Non è così, perché comunque nel momento in cui per sfortuna fai un incidente col ciclomotore, finisci in ospedale, ti fanno le analisi delle urine, che sono un obbligo per il sanitario, per chiunque arriva da un incidente stradale, intanto finisci nel procedimento penale di cui abbiamo parlato prima e ti perdi tutta una serie di opportunità nella vita, perché avere la fedina penale sporca vuol dire comunque togliersi delle opportunità, perché non potrai andare a lavorare nel pubblico per un po' di anni, non potrai di sicuro andare in carriera militare o lavorare nelle forze dell'ordine. E allora quando un ragazzo ha la vostra età e ha davvero tutta la possibilità davanti, doversi limitare non è una cosa che mi fa sentire più libero, anzi mi sembra una fregatura ben confezionata. Questo è il mio parere personale, è ovvio che non è condiviso da tutti, insomma. Ma se posso dire una cosa, guardate, faccio solo una premessa, poi provo a entrare nel merito della domanda sulla questione della legalizzazione. La premessa è di ordine metodologico, non fate domande semplicistiche su problemi complessi, cioè la questione delle droghe, così come la stiamo trattando oggi, come avete visto, perché a fine mattinata credo che qualche elemento in più ce l'abbiate, mette insieme questioni economiche che non sono di carattere nazionale ma transnazionale, in un'economia completamente globalizzata. Quindi quando parliamo di legalizzare dobbiamo capire che cosa stiamo dicendo. E poi, ripeto, provo a entrare. E l'altra questione, ma abbiamo visto, molto importante, meno nel mio intervento, più in quello degli altri, che ci sono aspetti di natura sociale e culturale, se volete antropologica, cioè legate anche all'identità, cioè di che uomini e donne stiamo diventando o siamo in questo momento storico. Allora è chiaro che io, molto banalmente, quindi non è una risposta ma una risposta banale, potrei dire: certo, se per assurdo domani tutte le droghe fossero gestite con un monopolio di Stato, sicuramente le mafie avrebbero qualche difficoltà di natura economica.
qualche difficoltà. Poi potrei aggiungere, per cominciare a essere un po' meno banale, ma la droga e tutta la filiera transnazionale, io come potere politico nazionale italiano come posso fare a intervenire su quello? Primo. Secondo, se anche vendessi la droga a un certo prezzo, chi vieta alle mafie di provare a come dire, mettere in piedi un mercato parallelo semplicemente per venderlo a meno? E quindi giocare sul fatto che il consumatore vuole avere lo stesso servizio a un prezzo inferiore. Allora dovete stare attenti che una cosa è l'idea del piccolo consumatore che come dire, si fa la sua piantina e allora voi dite se legalizzassero quella cosa lì, ma quella cosa lì non è il problema della mafia, cioè non è quello il problema della mafia. Cioè, giusto per capirci, se mi date 2 minuti, vi leggo un brevissimo passaggio di Alveare, un libro di Catozzella che parla di mafia al nord, no? E lui dice così, portate pazienza, ma giusto per capire di cosa stiamo parlando. Interi stati, cosiddetti narcostati, fondano le loro economie principalmente sul denaro liquido, che proviene dalla coca. I servizi di intelligence americani hanno stilato documenti in cui illustravano che molte delle principali banche della California fallirebbero se il governo americano effettuasse una reale opera di repressione del traffico di neve. Si stima per difetto che l'Andrangheta al nord commerci dai 3.000 ai 4.000 kg al mese di coca pura. Destinazione principale Milano. Cocaina pura significa 4 volte tanto dopo le operazioni di taglio. Quindi 4 volte 4.000 chili, 16 tonnellate. Poiché il principio attivo rimane inalterato fino al 23-24%, quindi il mercato assorbe almeno 14.000 kg al mese. Facendo una media basata sui prezzi di Milano, di un costo al dettaglio di 80 euro al grammo, il volume di affari mensile è di 1.120.000.000 di euro mensile. Sono quasi 15 miliardi di euro all'anno reimmessi dentro l'economia legale, più del valore di una finanziaria, quanto l'ammontare dell'aiuto che l'Unione Europea alla fine del 2010 ha stabilito di elargire per risolvere l'Irlanda in crisi. Dire cocaina a Milano è come nominare il sangue dei rapporti sociali, è come dare il nome al collante che tiene in piedi l'economia e mette insieme le persone, ciò che porta ad accordi commerciali, ad amicizie fruttuose negli affari, a scambi tra aziende. È come cercare di aspirare con un ago blasfemo la linfa che dà vita all'invisibile. E voler raggiungere al calcolo atomico dei rapporti di potere nella regione più ricca d'Italia. Tutto a Milano, di giorno, di sera, di notte, è mantenuto in piedi dalla cocaina. L'Istituto Mario Negri, la Fondazione per le Ricerche Farmacologiche, stima per difetto che 150.000 milanesi ogni giorno ne facciano uso e che il numero aumenti esponenzialmente nel fine settimana. Significa che un abitante di Milano ogni 10, compresi gli anziani e i bambini, fa uso di coca. Se consideriamo la popolazione economicamente attiva, quindi escludiamo anziani e bambini, si arriva quasi a un rapporto di 1 su 3. Allora, se la cocaina è la linfa dei rapporti sociali, se una persona su 3 a Milano nel weekend fa uso di cocaina, prima i tossicodipendenti, come li avete definiti, non sono una categoria a sé, ma siamo un po' tutti, perché qua saremmo 1 su 3 nel weekend. Poi 150.000, cioè quasi 2 volte Novara tutti i giorni a Milano. Allora capite che il problema, se mi permettete, e io poi mi taccio, non è tanto se io ho la mia piantina per la marijuana, perché qui la questione è diventata, cioè l'economia ci deve dare il segnale di che cosa siamo diventati, ma siamo diventati noi, non loro. Attenzione a questo passaggio, cioè non è che noi non c'entriamo in questa cosa qua. Allora io ributterei la questione sulle questioni da cui siamo partiti, cioè perché aumentano? Il consumo è soprattutto nei paesi più sviluppati, Stati Uniti e Europa. In Europa quali sono questi? Dov'è che si consuma più cocaina? Italia, Spagna, Francia e Germania e Regno Unito. No? Cioè dove la gente dovrebbe stare meglio? Perché aumenta il consumo di droghe prestazionali, no? E non e diminuisce l'uso di droghe che invece magari fino a 20 anni fa cercavano un altro obiettivo nella persona che lo consumava. Allora, se noi ci facciamo questa domanda, guardate, faccio un esempio sulla questione della prostituzione. Quando si parla di prostituzione, molti dicono perché non legalizziamo la prostituzione? Almeno pagherebbero le tasse, risolveremmo i problemi igienici, non li vedremmo per strada che danno anche fastidio se porto il bambino poi mi dice cos'è quella cosa lì. Allora, guardate che il problema, se vogliamo essere seri in questa questione, è perché milioni di italiani ogni notte hanno bisogno di andare con una prostituta, padri di famiglia, professionisti, persone come noi, tornando al fatto che non parliamo di altri ma parliamo di noi,
no? Allora mi piacerebbe capire se è possibile, e con voi che avete, come dire, un'età importante, mi piacerebbe che la domanda importante oggi fosse questa, cioè come facciamo a far sì che nelle nostre comunità non ci sia il bisogno di andare ogni notte con una prostituta, dove poi andate a scoprire, se approfondite l'argomento, che molte delle persone che pagano la prostituta non la pagano per un rapporto sessuale, ma per poter parlare con lei. Come facciamo a far sì che non ci sia una persona su tre che nel weekend per divertirsi debba assumere cocaina? Allora dobbiamo probabilmente tornare a, si parlava questa mattina di come stiamo bene, cosa vuol dire star bene, un tema forse, visto che qua c'erano anche degli insegnanti, che una parola che non si usa più, non so perché, felicità non si può più dire, però almeno io non la sento più usare, quando è che un uomo è felice? Allora se, visto che stiamo parlando degli studenti, riprendere, che ne so, la riflessione dei greci, ma non per andare a studiarla, per farvi interrogare, cosa pensavano loro di questa cosa qua? Per esempio scoprireste, e chiedo scusa, vedo c'è il professor Peretti, che non ci siano altri, se dico una, scoprirete per esempio che alcune cose che sono state stamattina, cioè cercare la le proprie capacità non fuori da noi ma dentro di noi, cioè riuscire, non perché mi appoggio a qualcosa di esterno come una sostanza chimica, ma a delle capacità che io ho, ma chiaro che per attivare devo magari fare esercizio, allenamento, devo metterci della fatica. E l'altra questione che scoprirete magari è che non esiste una soddisfazione personale, come dire, scollegata da quella degli altri, ma esiste uno star bene individuale insieme a uno star bene collettivo, perché se io penso che di poter star bene a scapito dello star bene di altri, non starò bene neanch'io. Allora, se noi andiamo a riprendere queste questioni, e queste mattinate devono servire a questo, poi capiamo anche che la legalizzazione potrebbe anche portare dei benefici di natura economica, ma se io non vado a sradicare, ma ne porrebbe degli altri, perché una cosa, poi bisognerebbe, significa cosa vuol dire che lo Stato vende, fino a che punto, ma vabbè, ma questo entriamo in questioni complesse. Ma il problema è un altro dal mio punto di vista, cioè come facciamo a far sì che un uomo, e nel caso della prostituzione perché è per lo più un fenomeno maschile, ma uomini e donne nel caso del consumo abbiano bisogno, per stare in piedi, per sentirsi bene, per essere felici, sempre che lo siano, di fare queste cose. C'è una ragazza alla centrosala che merita una risposta alla sua domanda, e poi anche un'altra che non so da chi è venuta, che riguarda un amico che fa uso di sostanze. Che fare? La domanda della ragazza invece era: legalizzare le droghe leggere può essere un modo, sì. Non può essere una cosa un po' simile alla legalizzazione dell'alcol e del tabacco? Io vorrei a questa domanda rispondere con un'altra domanda. Ma cosa vuol dire droghe leggere? Leggere perché? Perché si muore un po' più tardi? Perché fanno male più lentamente? Io richiamerei il concetto di salute, che è un prodotto che, o se volete, è una causa della felicità a cui faceva accenno il Mimmo Rossi. La salute è un bene che noi abbiamo. Allora, tanto l'alcol come il fumo non è che ci diano, soprattutto quando se ne abusa, che ci diano la salute. Ce la peggiorano o ce la in qualche modo alterano. Allora, le droghe leggere sono leggere perché costano meno, sono leggere perché danno l'impressione di fare meno male di quelle che vengono chiamate pesanti, ma vi assicuro che sono droghe pesanti anche quelle leggere, fanno male anche quelle. Quindi non possiamo dire, vabbè, tolleranza zero per alcune cose e invece tolleranza al 30% per altre. Se ci fanno male, anche soltanto dal punto di vista fisico, e lo fanno anche le cosiddette droghe leggere, e allora se le conosci, evitale. Non è dopo. Voglio dire che certamente sarebbe una semplificazione
come diceva di nuovo Rossi, una semplificazione di cose complesse. Domandiamoci perché. E io non voglio commentare l'intervento di Adriano, perché lui la pensa così e sono contento che abbia delle sue idee. Io personalmente non sono d'accordo, perché non ho capito il perché o che cosa sta dietro all'uso di certe sostanze. E vorrei che noi ci pensassimo, domandandoci ma perché. Non mi va bene la risposta che ha dato il Dondino, va benissimo, non cambia mondo, però devo trovare una mia risposta. E ovviamente è il lavoro che dovete fare in questi anni in cui state crescendo e in cui avete di fronte anche questi problemi da affrontare. L'altra domanda era: un amico che fa uso di stupefacenti, come far capire che sta sbagliando? Io credo che la prima cosa sia quella di non giudicarlo e di non colpevolizzarlo più di quanto già si senta in colpa lui. La seconda cosa è quella di rendere la nostra relazione amicale sempre più intensa, sempre più vera. Se hai bisogno di aiuto, io ci sono per quello che ti posso aiutare. Non voglio giudicarti, però non mettermi nemmeno nella condizione di diventare complice. Non chiedermi di coprirti, perché so che farei il tuo male e comunque non condivido questo tuo comportamento. Non giudicatelo, però mettetevi nella condizione, lo dico tra virgolette, no? Di volergli ancora più bene, di far sì che la vostra relazione di amicizia sia ancora più grande, più intensa. E la terza cosa, se voi vi sentite inadeguati, aiutatelo a far riferimento a qualcuno che davvero lo possa aiutare. Amen. Allora, io non entro nelle analisi socio-economiche, però a me serve un dato che parte da ognuno di noi. Noi possiamo problematizzare un comportamento quando abbiamo un campanellino d'allarme. Il campanellino d'allarme è il senso di colpa. Non so quanti di voi in qualche maniera hanno. Io ho in terapia ragazzi di 18 anni che fanno uso, poliabuso, quindi abusano e fanno, come dire, un uso diverso di diverse sostanze che non hanno sensi di colpa. Potete capire bene che tipo, cioè io sono inutile praticamente per queste persone, perché non riescono a problematizzare il loro comportamento. Che tipo di riflessione io potrei mai fare con una persona che non ha un senso di colpa? No? Quali sono i cardini di possibilità, i gradi di riflessione e di capacità di mentalizzare, dire, boh, non so, forse quello che faccio è sbagliato, forse non è sbagliato, non lo so. Cioè, io ho persone di fronte a me che non fanno questo, non lo fanno proprio, in un discorso, un dialogo interiore. Ora, il senso di colpa da cosa è dato? Qualcuno di voi è un po' complicato. È dato da, non so, il compito dei genitori, quello di dire tu devi fare questo, dovresti fare questo. Lo Stato che ci dice tu dovresti non fare quest'altro, no? Oppure gli insegnanti che ci dicono in qualche maniera che spendono energie della loro, come dire, della loro persona nel darci delle direttive educative. Se io non ho, come dire, rappresentanti, no? Agenti protettivi di questo tipo, tale per cui si crea, no? Un dialogo interno, un senso di colpa, io non posso poter lavorare con queste persone. Quindi ora, questo è per rispondere un po' alla legalizzazione, io penso che è un aspetto normativo educativo dello Stato, no? Dando effettivamente delle direttive, ora non so se ci guadagna o non ci guadagna, però io penso che quando arrivano i carabinieri, i polizia, almeno sono costretti a dover ripensare alle proprie azioni, immagino, spero, attraverso il senso di colpa.
in realtà noi ci ritroviamo, scusate mi finisco, in realtà ci troviamo, arrivo in un'analisi più sociale, in un sistema davvero in crisi, in cui la famiglia, non voglio fare il qualunquista, però effettivamente per il carico di lavoro dei genitori si arriva a casa stanchi, con una difficoltà davvero incredibile di svolgere la funzione educativa. Funzione educativa significa tu devi fare questo, che è possibile seguirla o non seguirla, però quel tu devi fare questo mi serve per il senso di colpa, no? Perché era un dialogo interno. Anche l'istituzione della scuola è un'istituzione in crisi, in cui il turnover degli insegnanti, tutta una serie di cose, ci lavoro ormai da 15 anni, è complicato, no? Non c'è continuità relazionale tale per cui un insegnante può svolgere una funzione educativa, significativa ovviamente. I nostri servizi sono ridimensionati, non ci sono così tante persone che ci lavorano, i budget sono pochi, quindi c'è tutta un'istituzione che dovrebbe svolgere una funzione educativa, significa dovresti fare questo, dare un'immagine diversa dai comportamenti che possiamo fare, no? Normalmente non ci sono più, non sono così forti come prima, non c'è una comunità così forte. Quindi immagino che legalizzare da questo punto di vista sia complicato. Poi solo due riflessioni su un amico che fa uso. Sono ovviamente d'accordo con Dondino, però non troviamoci da soli in una richiesta di aiuto. Sono richieste di aiuto complicate da dover gestire. Immaginate che nel lavoro degli operatori all'interno del CERT c'è l'unico salvagente che ci salva nel non stare male con i pazienti, con le persone che ci chiedono aiuto, è l'equipe. Noi continuamente facciamo riferimento al medico, all'educatore, all'assistente sociale, ad altre forze, no, agenti di... Quindi mai stare da solo di fronte a una sofferenza. Quindi verbalizzare richiesta di un aiuto a un adulto, qualsiasi cosa, l'interessamento di altri amici. Mai essere da soli, perché si finisce poi a giocare una collusività, una complicità. Ok? Complicato. Motivi per cui un sedicenne, diciassettenne fa uso di sostanze, grande punto interrogativo, come dire, sarebbe davvero altri spazi per poterci riflettere. Non avrei altre riflessioni. Se non ci sono altre domande o altri interventi dei relatori, direi che potremmo lasciare la parola a Mare Nunburg, che per Stunet tirerà brevemente le conclusioni. Grazie. Giusto due parole per concludere. Noi speriamo che questa sia la prima di una serie di iniziative organizzate da questa collaborazione tra le scuole novaresi. Possiamo dirci molto soddisfatti per la riuscita di questa mattinata, che per noi non è solo una conferenza, ma è il frutto di una collaborazione molto importante tra le varie scuole e il risultato di qualcosa in cui crediamo, che è la possibilità degli studenti di avere una voce, di avere... qualcuno che organizzi delle iniziative che partano da noi e siano formative per noi. Quindi questo per noi è molto importante e questo per noi vuol dire rappresentare le nostre scuole. Quindi ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti e grazie ai quali questa mattinata non sarebbe riuscita. Senza i quali questa mattinata non sarebbe riuscita, e sono l'assessore alle politiche giovanili del comune di Novara, Sara Paladini, l'assessore alla cultura del comune di Novara, Paola Turchelli, l'assessore alla provincia per l'istruzione, Anna Maria Mariani, i tecnici dell'Università per il suono e l'associazione Don't Cross the Line per le riprese. Una piccola nota, l'associazione Don't Cross the Line è un altro simbolo che anche a Novara i sogni dei ragazzi possono avere gambe e realizzazione, e li ringraziamo due volte per la loro presenza qua. E soprattutto i relatori, Dondino Campiotti, il dottor Pignatelli del CERT, le operatrici del NOT, Mimmo Rossi per Libera e il viceprefetto dottoressa Laurenza.
Noi vogliamo soprattutto ringraziare voi per essere presenti qui e ricordiamo a tutti che questa collaborazione, quasi associazione che abbiamo messo in piedi, che si chiama Stunet, è aperta a tutti gli studenti e chiunque avesse voglia di organizzare con noi è ben accetto ed è caldamente invitato a farlo. Grazie.